Radio Cigliano presenta Dopo cena con, settima stagione. Quattro chiacchiere con i protagonisti del doppiaggio. E la musica la portano loro. Conduce in studio Alessio Cigliano. Buonasera, benvenuti in diretta su Radio Cigliano, benvenuti a questa nuova puntata di Dopo Cena Con. Oggi è il 16 marzo 2023, sono le 21 spaccate e siete in diretta, come vi ho detto, su Radio Cigliano. Allora, una piccola notizia, una piccola notazione, ma ne parleremo durante la trasmissione. Lo sciopero del settore doppiaggio è stato sospeso e siamo in stato di agitazione. Questo comporta alcune cose che non ve ne frega niente a voi sinceramente, però insomma magari a qualcuno che ci sta ascoltando dei nostri colleghi possono interessare. È stato di agitazione che perdurerà fino alla fine, se spero, alla firma del contratto. E stiamo lavorando, stay tuned e vedrete che cosa succederà, ma ne parleremo più avanti perché hai voglia quanto ne parleremo. Sono tornati. Io perché faccio certe cose? Cioè, io potevo starmene questa sera con un mojito da una parte. Sai quando stai piede all'ome, mettevo su una spiaggia meravigliosa. E invece no, sono tornati. E già stanno a far casino, quindi... E non parleremo dello sciopero? Assolutamente no. Ma chi sono? Ve lo dico dopo la poesia che hanno portato. Adesso io non lo so se la reciteranno, non ve lo so dire che cosa succederà, perché tutto questo è molto bello ed è molto indefinito. Avrei preparato, perché qua il condizionale è d'obbligo, avrei preparato per loro una meravigliosa poesia che tratta di uomo e donna, ed è una poesia di Victor Hugo che si intitola appunto L'uomo e la donna. Vado? Prego. L'uomo è la più elevata delle creature. La donna è il più sublime degli ideali. Dio fece per l'uomo un trono. Per la donna un altare. Il trono esalta. L'altare santifica. L'uomo è il cervello. La donna è il cuore. Il cervello fabbrica luce. Il cuore produce amore. La luce feconda. L'amore resuscita. L'uomo è forte per la ragione. La donna è invincibile per le lacrime. La ragione convince. Le lacrime commuovono. L'uomo è capace di tutti gli eroismi. La donna di tutti i martiri. L'eroismo nobilita. Il martirio sublima. L'uomo ha la supremazia. La donna la preferenza. La supremazia significa forza. La preferenza rappresenta il diritto. L'uomo è un genio. La donna è un angelo. Il genio è incommensurabile. L'angelo indefinibile. L'aspirazione dell'uomo è la gloria suprema. L'aspirazione della donna è la virtù estrema. La gloria rende tutto divino. La virtù rende tutto divino. L'uomo è un codice. La donna un Vangelo. Il codice corregge. Il Vangelo perfeziona. L'uomo pensa. La donna sogna. Pensare è avere il cranio di una larva. Sognare è avere sulla fronte un'aureola. L'uomo è un oceano. La donna un lago. L'oceano ha la perla che adorna. Il lago la poesia che abbaglia. L'uomo è l'aquila che vola. La donna è l'usignolo che canta. Volare è dominare lo spazio. Cantare è conquistare l'anima. L'uomo è un tempio. La donna il sacrario. Dinanzi al tempio ci scopriamo. Davanti al sacrario ci inginocchiamo. Infine, l'uomo si trova dove termina la terra. La donna dove comincia il cielo. E questo è la meraviglia che hanno portato questa sera Valentina Mari e Simone D'Andrea a Dopo Cena Con. Ma come state? Ciao ragazzi. Bene, ciao. Ma senti, è il tempio, l'hai detto divinamente. Beh, guarda, senti, quindi se ne è accorto nessuno, no? Come la colonna, vabbè. E la colonna, sì. Vabbè,
non è che poi qualcuno scrive Giallognolo, quel... Verdognolo, ste cazzate qua. Tanto qualcuno deve dirla come la dici tu, poi vediamo. Parliamo. Vai. Allora, Valentina e Simone, una istituzione di Radio Cigliano, perché sono la coppia, la puntata più vista di tutte le puntate. Hai capito? Della... Ma questa la dobbiamo battere. Questa... Quindi adesso allora bisogna fare i numeri, accendete i motori. Adesso accendiamo, capito, la sfida. Accendiamo subito la sfida, perché veramente... Allora, intanto, Valentina, come stai? È benissimo. Sei Cosimo, sei sto felice, con te, sei felice. Ma... benissimo. Bene, possiamo... Stasera ero stanca morta, ho detto, oddio, devo andare ancora in radio. Poi ho detto, ma io mi vado a divertire, ma è una figata. E se posso dire anch'io, ero stanco, ma il pensiero di venire qui e di stare, come le volte siamo venuti, siamo stati da Dio, siamo stati benissimo, sì. Perché tu sei un padrone di casa pazzesco, un collega pazzesco, sei veramente una... ti faccio i complimenti, Ale. Grazie. Perché possiamo dire che eravamo stanchi, perché per 3 settimane non abbiamo lavorato, diciamolo, quindi questi due giorni... Sono questi massacro, due giorni, cioè ci sembra... Sì. Un massacro. Cioè, che non siamo ritornare abituati. Ritornare ai ritmi... È tremendo, è stato ragazzi. Faticoso, cioè, sì. Un po'. Io dico sempre, oggi l'ho detto tutto il giorno. È un po' come quando torniamo dalla vacanza, che ci sembra di non saper fare questo lavoro, di non avere i ritmi, di non saper fare niente. La concentrazione. La concentrazione. Esatto, la concentrazione è importante. Io ho avvisato, ho messo le mani avanti stamattina. Avevo un film con Giuppi. Io non parlo oggi, non ho mai parlato, ma oggi così. Oggi zero. Oggi zero proprio. Vabbè. Allora, riprenderemo sto ritmo. Certo. Piano piano. Assolutamente sì. Allora, tanti amici stanno scrivendo, ma quanti siete? Un numero irripetibile, irraccontabile. E c'è, per esempio, Vincenzo che, come al solito, vi circonda dalle locandine dei film che vi caratterizzano, top, secondo lui. Lui è top. Quindi per Valentina c'è Leon, Thor, Amici, Amanti e c'è Il Grande Gatsby, Il Favoloso Mondo di Amelie, ovviamente, Game Night, Joy... Letters to Juliet, proprio. È un ottimo inglese. Ma lo sai perché sto guardando la locandina? Sì. Perché in realtà, come facciamo ad averla? A stamparla? Una te la mando, te la mando. Dai. Certo, te la mando, te la inoltro al tuo numero di telefono, ovviamente. Questa è molto bella. C'è anche grazie, l'altra Giuseppe. Donna del re. Mentre Vincenzo, sempre per... Tutto bene! Tutto a posto. Ma mentre potevo esimermi per... da una prima gaffa. Vabbè. Ma perché ce ne saranno altri divertiti. Mo ti faccio la domanda topic, quella che faccio a tutti quanti. Mentre invece questa è per Simone. Cioè, vabbè, ce ne sono mille. Sopravvissuto, Warrior, Daddy Som, Superman, Le Mans 66. Questo era fichissimo. Molto però. Bello. Questo cioè, era bellissimo. Molto bello proprio. Quel film. Cioè. E poi io sono un fanatico il cazzo, di Formula 1, quindi figurati. Veramente bello. Alexander The Punisher, ma Valentina Mari, tu che memoria hai delle cose che hai fatto nella tua carriera? Te le ricordi tutte quante? O magari vedi una cosa in onda e sì. Dici, ma questa quando l'ho fatta? Te capita? Allora, innanzitutto io non guardo la televisione. Mai. Mai, ecco. Non mi risento mai. Adesso un po' meglio. Adesso un po' meglio. Io guardo Simo perché sono abbagliata da Simo. Perché voi dovete sapere che Alessio, da bravo padrone di casa, mi ha detto: quella è la tua telecamera, guardala, guarda dritta. Sì, e noi ci guardiamo. Guardate che con questa inquadratura, ieri, se vi guardate sembra che vi guardate. Guarda, guardatevi. Possiamo anche sparire, eh? Ah, potete sparire, sì. Però guardatevi e siete... E comunque no, non ho nessuna memoria. Zero. Nessuna memoria, no. Zero. E quindi chiedo scusa anche a volte ai colleghi quando... Ma che fai tu? Ti metti le gocce? Certo, per forza. Quando uno non è inquadrato si può mettere il deltarinolo. Scusate. Ma questo ha catturato tutto, Come dicono i miei colleghi, tutti quanti, pure voi, ma che ci hai messo dentro questo spruzzino? Comunque, chiedo scusa anche ai colleghi, perché a volte mi capita di... doppiare delle attrici, probabilmente, che hanno già doppiato delle colleghe,
Ma io vi giuro che non nulla ne sai. Nulla ne so, vi giuro, perché io non guardo le cose che ho fatto io, figurati se guardo le cose che hanno fatto gli altri, cioè lungi da me, certo. Non è proprio nella mia natura. E per cui qualcuno mi dice, ah, ma tu hai fatto? Dico, guarda, boh, non lo so, l'attrice dei nomi, dico, ma che ne so, come si chiama? Boh, ma hai fatto? Non lo so, no, non mi ricordo niente. Mi ricordo e Simone, niente. Tu ma guarda, io... No, diciamo. Nel senso, no, mi ricordo le esperienze quelle belle, mi ricordo Alexander per forza, perché... Non so se ti capita anche a te. Io mi ricordo le cose in cui ho faticato tanto, naturalmente, sì. E le cose di quando ero più piccola, perché erano delle conquiste, sì, per me. Cioè, che riuscire... vuol dire conquista? Che vuol dire? Perché i miei primi ruoli da protagonista erano... erano proprio come se fosse stato il punto d'arrivo. Un traguardo. Sì, sì. Mi ricordo. Ah. Poi all'epoca si facevano, adesso un po' meno, tanti provini, cioè, no? Per riuscire a fare il film. Poi non avevi un'attrice tua, naturalmente, perché poi quando sei giovane è tutto nuovo. E mi ricordo che anche quando vincevo un provino era davvero... aver vinto, cioè sì, una vittoria. Un'emozione. Oggi sì, oggi... sappiamo benissimo che i provini si vincono, si perdono, nel senso che non è forse dovuto alla bravura. Forse siamo più fatalisti, sì. Anche, no? Un po' meno sul pezzo, non lo so. Lo sai un che po' c'è? Meno... Che secondo me anche... non abbiamo, ma poi l'età è normale, non hai più quella freschezza, no? Quella, anche quello, proprio il friccicorio, come sì, cioè del primo amore. Diversa, che non vuol dire non avere sensibilità, no. Sei più preparato, sì, a perdere e, sì, e certo, a vincere. Che poi non quindi, è perdere o vincere, no? È più una, sei più strutturato, ecco, forse ecco, quello. Sì, quindi i miei primi grandi film, mi ricordo perché era proprio per me anche, al di là del traguardo, un mettermi alla prova. Io mi ricordo che andavo in sala con quell'ansia, questi grandi direttori con cui dovevo fare per forza bella figura. Okay. Era proprio una sensazione di... Io mi ricordo addirittura che quando facevo questi grandi film, se avevo più di 3 righe tutte insieme, mi prendeva l'ansia. Quindi io giravo gli anelli e vedevo, ah, dico solo ciao per fortuna. Cioè, però lo sai, era questa cosa, però lo no? Sai, lo sai che succede anche a me, ma mi succede anche adesso. Cioè, ci sono delle volte. Io ho 4 righe, madonna, come farò? Allora, ci sono delle volte. Ci sono delle volte in cui io l'altro giorno stavo lavorando con Claudia Razzi, sì, e stavo facendo una cosa. Claudia, alla fine di un anello mi ha detto, Alessio, che meraviglia. Io mi sto girando, ho detto grazie Claudia, perché io mi sentivo veramente inadeguato in questo, sì, momento a bravo, fare quest'anello. Cioè io recitavo e mi sentivo sbagliato, come se ci fosse qualcosa che non andava, qualcosa che non tornava nella mia recitazione, come se stessi a scartamento ridotto. E invece lei diceva, no, è venuta perfetta. Capita mai a te di avere una cosa, sì, una perché, sensazione di questo tipo? Beh, ci sono i 3 ingredienti fondamentali dell'attore e doppiatore, sono, che ne so, la tecnica, certo, il cuore e il pensiero. Quando li riesci a mettere tutti e 3 insieme... Mettili però adesso in ordine di... Cuore, pensiero e tecnica. Io okay, direi no? Forse pensiero, cuore, tecnica. Pensiero, non lo so, vai. Ma forse l'emozione anche... Però questo, allora, ognuno ha la sua, secondo me, sai? E metterli tutti e 3 insieme, sempre... nel momento del lavoro non è così semplice, non siamo delle macchine, quindi funzioniamo anche noi, no? Senti, a momenti della vita. Adesso ti faccio una domanda, io posso condurre, Ale? Scusami, stai già conducendo. Lui è preoccupato, Ale, perché noi siamo indisciplinati da morire. Io ma bevo. Invece chiedo a voi due, a tutti e due, ma se togliamo la tecnica, secondo voi può essere un punto di forza o un punto a sfavore? Nel senso che quando si inizia, no? La tecnica non c'è. La tecnica non c'è. E spesso mi ricordo che quando ero piccola, invece questa cosa di non essere tecnica faceva impazzire tantissimi direttori, perché dicevano, hai ancora quella freschezza, quell'ingenuità, quel naïf, no? Che mi dà quel qualcosa di diverso in più. Certo. Quindi no, secondo voi la tecnica, cioè, però secondo me a un certo punto funziona? la tecnica la acquisisci sì, e non la puoi più togliere. Ma solamente per il sync o secondo voi anche nella recitazione? No, per il sync, perché la recitazione è diversa e uguale, unica tutte le volte. Quella scena la vedi quella volta, la provi quella volta, non la rifarai mai più in tutta la vita, infatti. Capito? E la prossima sarà un'altra scena che può avere delle basi tecniche simili, d'accordo? Per esempio, ricordiamoci
gli attori o le attrici che le devi guardare tante volte perché fanno tanto. Per esempio, quello che doppio io in Silgim, che è comunque lui non fa tanto, però fai un miracolo tu. Però devi andare a beccare il movimento di sopracciglia per riempire il non riempito, ok? L'emotività che ti porta al movimento di sopracciglia. Esatto, esatto. Quindi in tutta questa situazione la tecnica serve, sì. È necessaria. Per esempio, io mi ricordo che quando ero piccola, avevo tantissima difficoltà nelle risate. E quindi quando capitavano le scene di queste attrici che si sbellicavano dalle risate, mi prendeva un colpo. E quella forse ci vuole tanta tecnica, perché saper ridere bene, e saper ridere, no, mantenere il fiato, riuscire a portare... Mi ricordo che addirittura tanti direttori, magari su una risata lunga, me la facevano a pezzettini, perché non riuscivo, e mi sentivo molto inadeguata. Forse lì sentivo che non avevo la tecnica. Ma la tecnica sopperisce. Però poi dopo acquisisci, col tempo l'acquisisci, quello che non puoi acquisire è il cuore. È vero, no, però non è, no, adesso vi chiedo, quello è unico, anche, quello è unico. Però a volte non è che noi, io dico noi, non, noi certo, noi, generale, generale, sì. Ci appoggiamo molto alla tecnica perché siamo un po'. Ci accomodiamo un pochettino. E a volte poi c'è sempre qualcuno che per fortuna ce lo ricorda, ma ci dimentichiamo del cuore, quello vero? Sì, sì, questo vero? Succede. Questo, quindi forse è un'arma a doppio taglio a volte? Sì. È possibile, sì, sì. Può essere, però è anche vero che certe volte devi andare di tecnica, certe volte non puoi non andare di tecnica. Soprattutto quando quello che stiamo cercando di fare noi, no? Cercare di correre meno, di dare più qualità, nel sacrificare la qualità è lì che assurge la tecnica, secondo me. E quante volte ci è stato chiesto di essere tecnici perché dovevamo stringere? Ecco, questa è una delle motivazioni che ci stanno portando. Succede. Non sono d'accordo, lo sai come no, certo, io. Nessuno può essere d'accordo. Però è così, succede. Purtroppo sì, purtroppo sì. Allora, nel frattempo. Ho trovato la chat, finalmente è riuscita la chat che me l'ero persa, grazie. Da ragazzi, dice Elisa, siete mitici, come si fa a non adorarvi. Simone ha un cuore che non potrà mai dimenticare, il cuore delle carte, cuore dice delle qualcuno. Come no. Citazione da Yu-Gi-Oh! da Yu-Gi-Oh! Una citazione. Valentina Mari sta proprio bene stasera. E ci credo, perché dopo 3 settimane a casa sono riuscita ad andare dal parrucchiere, dall'estetista, ho fatto tutto. E poi andiamo con la musica, perché voglio scavare con la musica anche questa sera. Noi non siamo proprio abituati a stare senza fare un tubo, nel senso che... Vai, parla per te. Voi sì, vi viene bene? Sì, sì. Io c'ho un sacco di cose da fare. Io sto vedi? Bene. Sì, sì. Ultimamente hai imparato. Mi fa stare bene, sì. Hai imparato. Sto imparando. Sì. E allora questo sciopero comunque ha ridato anche a loro una certa vitalità. Ma poi la cosa figa in realtà è che quando stai un po' lontano, come per tutto, quando torni, torni che più che voglia, cioè nel senso, però no? È verissimo, è assolutamente vero. Io sono molto carico in questo momento, tanto che ieri il primo anello stava chiesto timbro, meno, boh, ho spaccato tutto praticamente. Ho detto, scusate, mi devo ritarare su questo signore che abbiamo davanti. Davvero? Che è gioia e dolore. Che non perdona. Non perdona mai. Oggi stavo raccontando a degli amici che dicevano, ma quando state in sala di doppiaggio e tu, che ne so, bisbigli una cosa, il direttore la sente, ho detto, cazzo se la sente, la sente bene. Quindi siamo abituati in sala di doppiaggio, quando c'è sta un direttore... che magari la dice grossa, no? Mm-hmm. Noi ci guardiamo, ci sono gli sguardi, no? Ti ricordi quando abbiamo fatto quel film che stavamo appoggiati alle gie, stavamo così, ci guardavamo e basta. Erano solo alzate di sopracciglio, perché non puoi dire niente, assolutamente nulla. Avete capito? Che poi vogliamo dire, io non dirigo. Però quante volte ci dimentichiamo con il microfono, quando starnutiamo sul microfono, ci soffiamo il naso. Non è vero che non dirigi. Tu mi hai diretto. Sì, vabbè, ma piccole cose. Sorvoliamo. Aspetta, invece scoop. Sei che straordinario. Parliamone della... Se vuole le parla lei, io... No. Però
Io sono stato diretto da Valentina e l'ho trovata meravigliosa. Vedi? Ok, grazie. E adesso poi vado piano piano giù. No, perché? Comunque, perché cazzo, poi lo sai che io sono timida. In realtà. Ci crediamo tutti. Comunque, voi che state dietro, sì, parlate di quando l'attore si dimentica e si soffia il naso di fronte al microfono e sentite... Quando strappa il foglio, quando si strappava il foglio era disastroso, il fonico appena si... Ti ricordi quando si strappava, no? È vero, no? Con la penna. Con la penna facevi il taglio e poi strappavi. E il fonico, appena era buona, andava ad abbassare il cursore perché sapeva che strappavi. E di là c'era... No, io mi ricordo un sacco di volte, maleducatamente, mi sono dimenticata del microfono e mi sono soffiata il naso scatarrando praticamente, e poi dietro mi dicono ti prego, cioè... No, ma ce n'è anche un'altra che faccio io. Stanno dietro, dietro il vetro, quindi tendi a portare. Io... Capito? Ah, certo! La conosco bene questa cosa. Allora, com'era? Com'è? Te sento bene, così, proprio, sì, mi stai urlando nel microfono, perché è come se ci fosse uno schermo. Allora com'era? Sì. Sono le 21:20, siete in diretta su Radio Cigliano. Tanto? Guarda quanto scrive, adesso li leggiamo, ma... Beh, guarda, questo è per te. Però, prima di leggere, Vale, io voglio farvi fare il minuetto solito. Chi dei due comincia con la musica? Che cos'è il minuetto? Questo qua. Decidete, Vale. Fate un minuetto fra di voi. Vale, cominci tu. Cominci tu con la musica? Ma con le mie canzoni, le tue che canzoni, devo fare? Le tue canzoni. Che ho portato? Non lo so. Allora, vi ricordo... Ma come no? Le annunci... Ma perché non ma le annunci? Ma dove stanno? Questo? Che fatto? Eccole! Ma non mi sono preparate i titoli eccole in inglese. Qua. Magari ma ci sono i titoli in inglese. Eccole qua, guarda. Tutte qua. Ah, ok. Devi dirmi solo il numero della canzone che vuoi mettere nell'ordine che vuoi. Ok? Quale vuoi mettere? Voglio mettere Lana Del Rey. No, il titolo, non mi... Il numero, la numero 4, ok? La numero 4. E allora, la telecamera è quella, Vale, perché l'hai portata questa sera, la numero 4? La numero 4, perché stiamo parlando di lavoro, l'ho portata perché mi è capitata... perché posso dire che io sono stata prepotente, ho deciso di portare più canzoni di Simone o del previsto o lo sai che c'è una prepotenza in atto qua? Lo so. Okay. Quindi non so anche il momento della scaletta ficcarla, perché se voi vedete la scaletta è blindata. Ok. No, però me le devi mettere tutte, perché avevo scelto le mie 4 canzoni e poi a un certo punto l'ho sentita, sì, e ho avuto un flash proprio mentre eravamo in sciopero. E questa canzone è la colonna sonora di un film bellissimo che ho doppiato. Quei film che ancora si facevano in un certo modo, con un signor direttore. Posso dire il nome del direttore? Assolutamente. Filippo Toni. Che è stato non solo un signor direttore per la sua sensibilità, ma proprio per la sua cortesia, per i suoi modi, per il modo in cui trattava gli attori. Un vero signore, oltre che un gran professionista. E mi ricorda proprio quel modo di lavorare che oggi stiamo cercando di recuperare, in cui ancora avevamo il tempo, perché io poi il film naturalmente non l'ho visto. Te pareva. Per cui non so se poi effettivamente non abbiano cambiato, cioè non so se hanno cambiato la colonna sonora o no, però quando riuscivamo ancora goderci il film, cioè le scene, guardarci la sequenza e anche le sequenze non parlate, quindi ti facevano venire da dove veniva, poi ci guardavamo la sequenza e poi mandavano avanti per farci capire come proseguiva la scena, e mi ricordo proprio quel momento insieme a Francesco Pezzulli. Posso dire anche il nome del film? Non si può. Sì, certo. Era Il Grande Gatsby. Perfetto. E mi ricordo proprio questa sensazione quando in sala sentivi proprio di essere parte integrante della riuscita di un qualcosa, cioè ti sedevi e ti godevi proprio il cinema e ti sentivi, e l'ho portata apposta perché ci tenevo a parlarne, a ricordare questo modo di lavorare in cui ti sentivi di fare qualcosa di importante. Che spesso forse ci dimentichiamo che in realtà è qualcosa di importante. Noi facciamo quello che dobbiamo fare e poi ci sembra quasi di fare un lavoro come un altro. Non lo so, se voi avete anche a volte questa sensazione di andare, fare quello che dovete fare, fare il vostro lavoro e poi finisce come... Non dico che timbriamo il cartellino, per carità, però io mi ricordo e mi manca, no? Sì, di fare qualcosa di unico, di importante, certo, in cui anche il direttore ci dava tanta importanza, che eravamo proprio parte integrante
di quel prodotto non eravamo soltanto è una cosa che dobbiamo assolutamente il doppiaggio recuperare. Così cioè noi eravamo importanti per la riuscita di quel progetto, di quel film che era importantissimo, di cui già si parlava e che sarebbe andato al cinema, che avrebbe dovuto sbancare i botteghini. Quindi mi ricordo che questa bella sensazione, no, è bella. E, quindi, e ce la ricordiamo un po' tutti quanti, sì, e questa quindi quando sensazione... l'ho sentito durante lo sciopero ho proprio detto oddio, la colonna sonora dello sciopero, quasi, no? Quasi, un po' me, la colonna sonora dello dei sciopero dei tempi passati. E allora andiamocela a sentire la colonna sonora dello sciopero dei doppiatori. Siamo nel 2013, abbiamo parlato del Grande Gatsby, quindi colonna sonora del Grande Gatsby. Lei è Lana Del Rey, non l'aveste mai immaginato. E questa è Young and Beautiful. Siete in diretta su Radio Cigliano, questa è Dopo Cena con Valentina Mari e Simone D'Andrea. Ma adesso noi dobbiamo stare zitti finché faccio l'annuncio, un attimo che esco col microfono e poi dopo potete riparlare serenamente. Hai chiuso? Ho chiuso, potete fare quello. No, no, non siamo fuori onda, siamo sempre in onda. E certo. Che loro sentono la musica? Loro sentono, allora, la musica sulla radio pulita, sì. Sentono bene tutta la canzone, mentre i nostri amici che ci guardano al video live ci sentono, perché il video me lo chiuderebbero per questioni di copyright, di come si chiama, e di diritto d'autore. Non sentono però bene la canzone. La sentono bassa, però se vogliono c'è questa qua, la signora... Ma quindi che dobbiamo fare? Possiamo parlare o no? Cioè siamo in diretta, siamo in diretta, siamo in diretta serenamente. Allora, io ho letto una bella cosa, scusate, la voglio andare a riprendere. Salve ragazzi, canzone. Al momento mi trovo ricoverata in ospedale, dice Silvia. Ho portato con me il cuscino del mio attore preferito Luke Evans, doppiato da Simone nel film Dracula Untold. Simone, potresti dirmi ti amo Silvia con la tua voce? Fai finta che io sono Silvia e dillo a me. No, dai. Guarda, te la abbasso proprio un pochino la musica. Vai pure, te lo metto su bianco. Ti amo Silvia. Io penso che l'ospedale, l'ospedale sta esplodendo. Era secondo me così. L'ospedale. Lui era una pezza. Una pezza, veramente. Però io tipo se me così dico oh. Però dai, stai calmati Dracula. Però, capito? Ah, sì? Perché lui era Dracula meno, nel film. Anche meno. Mi mette un po' d'angoscia. Oddio. Mi mette l'angoscia. Tipo, non tacca l'appia troppo. Non tacco là, capito? Era poco romantico. Elia, siccome sono curioso, qual è stato il maggior numero di registrazioni che avete fatto per Un Anello, se ve lo ricordate? Non lo ricordo, sì. E te, Simone? 54 volte. No! 54 con volte. Chi? Tonino Accolla, Ray Gillon. Sì. Avvicino un po' il microfono al bordo tavolo. E Festione ama me per quello che sono, non per chi sono. Ho fatto un danno? No, devi semplicemente guarda, stringi il ecco qua. Capito? Io non Alexander. Non mi ricordo quante volte, però stavo per dire anch'io Tonino Accolla, sicuramente o sì, Leone, Romeo e Giulietta. Sono ancora gli effetti dello sciopero, non ho bevuto quello, questo lo facciamo al microfono normalmente e facciamo finta di niente. Sì, forse Tonino, anche se nei quelli erano i tempi passati, giusto? E adesso? Nei tempi moderni noi ci ricordiamo una cosa, quella cosa, quel quella film, cosa. Quell'eggio, no? Che abbiamo quella condiviso, cosa. Quegli sguardi, sì, no? Sì. Però che ne dice? Abbiamo fatte un po'. Sì, un ne po'. Abbiamo fatte un po'. Un però po'. Poi c'era la tattica, ti ricordi? Che com'era? Io ho capito. Tu non hai capito. Io no, non me la ricordo, sono passati tipo 4 anni. Non hai capito perché io sto più avanti, scusami. Lei sta sempre più avanti. Allora, praticamente racconto questa cosa. Non diciamo adesso chi, dove, perché... 20 secondi. C'ho 20 secondi solo. Oppure la diciamo in diretta. La diciamo in diretta. La diciamo in diretta anche. Vai. Perché devo disannunciare. Allora, andiamo col disannuncio, poi c'è questa chicca di Valentina Mari, che facciamo un piccolo riepilogo rientrando, e di Ale, dopodiché il doppiatore, scusate, il mascherato. Doppiatore misterioso, esatto, la domanda sul doppiaggio, e niente, stasera sto a dormire. Entriamo in diretta. E questa era Lana Del Rey, Young and Beautiful, dalla colonna sonora del Grande Gatsby in diretta su Radio Cigliano alle 21.28, quando accanto a me, seduti qui in bella mostra per chi ci guarda dallo schermo televisivo, ci sono Valentina Mari e Simone D'Andrea. Lo devo dire almeno una volta. Così, sì. Almeno una volta una cosa, lo devo dire. Ogni volta che mi giro e guardo Simone, io sono così contenta di stare qua insieme a voi. Ah, vabbè ragazzi, noi siamo,
noi siamo triade fissa a Radio Cigliano proprio. Sì, sì. Questo è. Poi lo possiamo dire che io e Simo non ci vediamo mai, cioè noi ci incontriamo qua praticamente. Che bello, vedi, è fantastico. Tra l'altro, voi avete fatto anche una remota durante la da remoto durante il Covid, vi ricordi? Come no? Insieme, insieme. Quindi proprio coppia fissa, veramente coppia fissa. E rimarrà così. Abbiamo una chicca da parte di Valentina Mari. Mentre facevamo un film con un direttore X, anonimo, un direttore X, e Valentina ci faceva incidere parecchie volte molti anelli. Valentina, a un certo punto ha avuto una, diciamo, ha avuto così una, un lampo di genio. Un lampo di genio, perché loro eravamo io, Sabatini, lo possiamo dire, e Alessio, sempre noi tre al leggio. Sì. E loro carini, dicevano sempre, il direttore diceva, chi vuole incidere per primo? No, prima le donne, no? Women's first, capito? Loro. E succedeva questo, che il primo che incideva, incideva tipo 30 volte. Il secondo, poi cominciava che il tempo scarseggiava. Il secondo, 15. Il terzo, buona la seconda, la terza. Allora dico, cazzo, ma io sono proprio pippa, no? Questi qua mi danno, cioè, dico, porca miseria, sto sempre il fanalino di coda, no? Io 30 incisioni, arriva 15, quello due volte. A un certo punto, chi vuole incidere? No. Ah, va, no, prima le donne. Dico, ma no, non ti preoccupare, mi riposo cosa? Un pochettino. Che è sta cosa? E quindi vedo che il primo che incide, cambiando il giro, era sempre però... I fattori? 30, 15, 3. La regola rimaneva quella, invariata. E allora ho detto... C'è della matematica sotto. Ho detto... Lo sai che c'è? Che manda avanti gli uomini. I fanti. E così è stato. E voi non ve ne siete accorti. Però no, poi, praticamente... Ecco perché ne facevo lui, sempre 60 io. Lui e l'altro collega erano morti. E arrivavo io e magicamente la seconda, la terza, perché il direttore era sfranto, lo stesso anello che, voglio dire, passava... 40 volte, no? Sì. Cioè arrivavo io dopo la trentesima incisione più 40 incisioni, arrivavo io brava, ok, va bene. Allora tutto il film loro non se ne sono accorti, ma io ho cominciato a mandare, cioè dopo il primo turno io ho capito subito la psicologia del direttore, l'ho preso sulla stanchezza e quindi ho mandato avanti loro che hanno fatto miliardi di incisioni e io facevo i compiti per i miei figli, ti ricordi? Sì. Quindi già il 50% lo possiamo escludere. È un maschietto il direttore. Ma è un direttore, però direttore si usa anche per dire. Sì, mica uomo, diciamo la direttrice. Che tu dici avvocatessa. La direttrice però si dice. Però diciamo che adesso non è il direttore. Quindi potrebbe essere un direttore o una direttora. Una direttora potrebbe essere. Senti, io voglio salutare un amico. Mi è arrivato un messaggio di un amico che non sento da tanto. Che ascolta la radio, la tua radio. Penso a te. Che bello vederti in diretta e vede anche live. Che bello vederti in diretta a Radio Cigliano. Ciao Giorgio, grande Giorgio. Grande Giorgio, abbiamo fatto un sacco di produzioni tanti anni fa. Lui lavorava nella pubblicità. È di Milano, Leo Giorgio, Bart. No? No, è romano. Ah, è romano. Giorgio è romano, però sì, stava a Milano. Okay. E quindi ciao Giorgio. È una carrambata, diventata. Me lo aspettavo. Prendi il mio telefono se qualcuno l'ha scritto. Mi allungo. Allungati. Attenzione, usciamo di campo. Lo facciamo Eccolo. Apposta. Comunque, veramente tante persone quando hanno visto lo strillo della trasmissione di stasera sono entrate veramente in visibilio. Ma che bello. Cioè, vi volevano da un sacco di tempo. Però nessuno ci sepia. Cioè tutti ce l'hanno, nessuno ce se piglia. Com'era la Sora? La Sora Camilla. Allora, pagina 3 della scaletta, la domanda sul doppiaggio. Abbiamo preparato una domanda sul doppiaggio per voi che siete all'ascolto, per mettervi in contatto, e credo che a quel punto facciamo mezzanotte, perché non ci sarà più possibilità di interromperli, ma per mettervi in contatto con Valentina e con Simone. Che cosa succede? Abbiamo fatto una domanda, il primo che risponde su WhatsApp al 328 7948796, il primo che risponde avrà la possibilità di parlare in diretta telefonica con Valentina e con Simone. Quindi adesso dobbiamo fare, perché noi è un secchione, bisogna stare attenti. Sì, sì, sì. Gli alunni perfetti. Aspetta. Vedevo da chi è che comincia. Simo. Io. Vai, Simo. Ah. Sbaglia i nomi, va? Sì, io voglio sbagliare tutti. Dallas.
No, vabbè, ma io sono disciplinatissimo. Allora, per favore, sì. So. Dallas è una serie statunitense. Scusa. Più morbido, più morbido. Attacco più morbido. Dallas... è rimasto ancora Dracula, sì, esatto. Dallas è una serie statunitense divisa in due produzioni. La prima dal 1978 al 1991 e la seconda dal 2012 al 2014. Comunque mi fa ridere perché lui sta così con la penna, capito? Io quando devo fare una cosa. Alcuni degli attori sono presenti in entrambe le edizioni, interpretando lo stesso ruolo a distanza di oltre un ventennio. Nell'edizione del 1978, J.R. Ewing, interpretato da Larry Hagman. Un po' di H. Hagman era doppiato da Antonio Colonnello. Chi gli ha prestato la voce nell'edizione del 2012? 328-794-8796. Siete adesso, da questo momento, via al radiovoto. Ma scusa, sì. Tu sei sicuro che loro vogliono vincere una chiacchiera con noi? Secondo me vediamo, Cioè, nel senso vediamo che succede. Per esempio, vedi? Per esempio, qualcuno potrebbe aver già dato delle già risposte. Esatto. Adesso che scegli la prima, come fai? Sì, scelgo la prima. E quelli però sono venuti e sono arrivati nello stesso momento. Nello stesso, infatti scelgo questa, ok, perché è arrivata nello stesso momento, ma è arrivata questa, no, è sbagliata. Quindi quella tra un pochino vi chiamiamo. Però adesso, prima quindi di loro non sanno chi ha vinto. Loro non sanno chi ha vinto. Tra un pochino vi chiamo su WhatsApp, quindi restate tuned. Nel frattempo, Simone D'Andrea, sì. Qual è il primo pezzo che vuoi far sentire ai nostri amici? Ci posso pensare una mezz'oretta? Ma certo, figurati. Comunque è una figata sta cosa che... No, che sì, perché noi siamo così, sì. Ma certo. È vero? Allora, voglio parlarvi del mio senso... Ti dico prima il numero? Prima il numero che la devo caricare. Invece no, pensa prima... Non lo so, la 59, la 59. Grazie, va bene? Lei è gentilissima. Ah, perché tu gli hai dato l'intro. Non dirò il titolo. Non lo dirai. Non lo dirò. Ma tu non ti dovevi. Alla 59 mi devi dire il numero a sinistra, la numero 2. Quello è l'intro, quello è l'intro. Allora, ti dico solo che hai 59 secondi di intro che io ti faccio partire, perché altrimenti non ne usciamo più praticamente. Sì, sì, sì. Ti faccio partire adesso e quindi ci puoi parlare sopra serenamente. Sì. Vai pure, perché l'hai portata? Perché questa è per me un brano che mi apre la mente, mi fa tornare a un senso di universo, la barca a vela, il mare, l'oceano, l'universo, gli spazi aperti mi conforta e mi rimette al mondo. È il mio senso di libertà. Guarda, ma... Che? È che io lo trovo fantastico. Ma va bene, te fa un totem adesso. No, ma perché guarda con quale cuore parla. Ma il cuore è tanto, il cuore è grande. Tra l'altro, il cuore mi ha questa fregato canzone... tante volte. Non so se è stata una... In bene o in male ti ha fregato? Sempre in bene, sempre in bene. Ti frega, ma sempre. Secondo me farsi fregare in bene dal cuore è sempre eccezionale. Sì. Signore e signori, su Radio Cigliano alle 21:37 abbiamo M83, questa si intitola Outro, ed è la prima canzone che porta Simone D'Andrea alla vostra attenzione questa sera. Solo tu dici così. Cosa? Io li ho sempre canzone... chiamati gli M83. Ma scusa, ma la canzone qual è? È partita, cioè, è partita. Sì. T'ho detto che c'ha la barca. Sì, ho capito, ha portato lui. Devo fare. Cioè, se marcavo l'intro quando iniziano a cantare, facevo 6 ore di intro. Guardaste due. Lo so, sì. Le ho messe giuste perché non ho ricontrollato, sono le vostre, vero? Sì, sì, sì. Ok. L'altra volta vi ricordate che avevo sbagliato, avevo fatto casino. Ma quando parte sta canzone? È tutta così. Perfetta per la radio, radiofonica. Quando un giorno finisce, una mattina ricomincia. Sì. No, perché la cosa bella è che tanto lo dico già adesso, tanto ci abbiamo tempo, anche perché qua non è proprio radiofonica. No, Luna finisce stasera. Ah, ok. Allora. Sì, certo. E poi c'è il pizza party dopo. E io pure ho portato una cosa simile, ma tutta un altro genere. Sì. Ci complimentiamo.
Allora, nel frattempo io vi faccio vedere ancora, perché ci abbiamo qualche minuto, che cosa hanno fatto i nostri amici per voi. Lei non si firma, quindi la possiamo soltanto salutare, però è bella questa cosa un po' mossa, questa fotografia un po' mossa. Ah, e ha detto che ti sta facendo, credo, simulacri, è una tua fan sfegatata, veramente. Ma non so come si chiama. Mi devi dare un piccolo spazio per ringraziare in diretta Arianna. Lo stai già facendo. Però lo facciamo dopo con più andiamo in diretta anche in radio. Allora, lui è Carlo, questo è Limone Piemonte, lui è istruttore di sci e grande a lavorare. Grande Carlo, veramente grande Carlo. Paola D'Andrea ha fatto Paola D'Andrea, una tua parente, ovviamente, vi vede in questa maniera, vi disegna in questa maniera. Qual è Simone? No, questa sei te e queste sono quelle che doppi. Sì, perché hai detto mi vede, capito? Mi vede in questa maniera, quanto c'ho, 17 secondi. Grazie. Possiamo anche far vedere per Simone. Questa, però, guardate che bello, questi ve li devo mandare, assolutamente. Grazie Paola. No, grazie Paola, veramente. Torniamo in diretta in radio e andiamo a premiare. E questo è outro degli M83 in diretta su Radio Cigliano, quando si sono fatte le 21.40 e siete all'ascolto di Dopo Cena Con. Allora, abbiamo il nostro amico che è, posso già dire che è masculo, che ha indovinato. Il telefono squilla, lui non sa che lo stiamo chiamando, non ne ha proprio contezza, ma adesso vedrà che squilla. Noi siamo... Pronto? Gaetano, come stai? Aspetta che... Non è Gaetano? Ciao Alessio! È Gaetano? Gaetano, come stai? Tutto bene! Ci senti, vero? Aspetta, un po' disturbato. Sì, adesso ti sento. Ok, perfetto, fantastico. Allora, Gaetano, come prima cosa dobbiamo però vedere se hai azzeccato la risposta, perché lo devi dire in diretta. Chi ha prestato la voce a J.R. Ewing, Larry Hagman, nell'edizione di Dallas del 2012? Stefano De Sando. Bravissimo. Questo è l'applauso fintissimo. Questo è l'applauso fintissimo di Radio Cigliano. Ci sente male, ci Ale. Sente male. E io però sto però forse è come in assemblea, però. Allora no, vabbè, che figura. No, forse Gaetano si deve allontanare. Avete fatto un lavoro bellissimo. Ti sento, sì, ti sento. Adesso ci senti, perfetto. Allora Gaetano, tu hai qui mica cazzi, hai Valentina Mari e Simone D'Andrea. Che cosa gli vuoi chiedere? Responsabilità, che no? Questa responsabilità? Volevo chiedere un ricordo a Valentina di Leon e a cosa a Simone a un ricordo se si ricorda il cartone di Beyblade con le trottole. Beyblade, sì. Sì, chi sì, vuole cominciare? Sì. Chi vuole cominciare? Allora io mi ricordo un ricordo che sono rimasta, non si dovrebbe dire, comunque con Tonino era così, sapevi quando cominciavi, non sapevi quando finivi, veramente non sapevi neanche quando cominciavi in realtà, perché dovevo tornare dal pranzo, comunque il mio ricordo è che a un certo punto il turno si è protratto talmente a lungo, io avevo 15-16 anni ed ero in motorino e non c'erano ancora i cellulari, o perlomeno io non avevo il cellulare. La Fonoroma, lo stabilimento dove facevamo il film, aveva chiuso perché era mezzanotte, mia madre chiamava, non rispondeva nessuno, mi aveva data per dispersa e il fonico carino a un certo punto a mezzanotte distrutti, perché a mezzanotte io sono stata sequestrata in sala praticamente. Porca miseria. E mi ha fatto parcheggiare il motorino dentro la Fonoroma e mi ha mandato a casa con un taxi. Io non avevo neanche i soldi per pagarlo. Te l'ha pagato lui? No, quindi ho dovuto, che mi vergognavo da morire all'epoca, dire al tassista a 16 anni: mi scusi, non ho i soldi, citofono a mamma, scende e le dico di pagarlo. Ma mia mamma non aveva gli spicci all'epoca per pagare, non c'erano carte di credito, no? Non era tutto così. Quindi è stata una piccola diatriba. E poi il giorno dopo era sabato e io ho dovuto chiamare il fonico Franco Mirra perché mi aprisse la Fonoroma per riprendere il motorino. Quindi questo è un aneddoto proprio di vita di sala, praticamente di vita di sala, di vita di sala. E questo è successo durante Leon. Mentre invece Simone? Sono ricordi ormai ancestrali, lontani. Sì, avevo una vocetta che insomma era una Quando serie animata almeno 30 anni fa. 30
28, non lo so. 2004 mi sembra. Ma no, allora, meno, anche troppo, meno, 2004, 20 anni. Che comunque hanno un certo peso. Comunque, hanno un certo ne avevo peso. 30 invece. Attenzione, insomma, vabbè. Attenzione. Vabbè. Stai spoilerando? Sì, tanto, veramente tanto. La mia età? Sì. Che si trova tu sei, Simone, ma sei come quei colleghi che vanno a ritoccare la data su Wikipedia? Ah, perché ci sono sì. dei colleghi? Ci sono. Non lo so. Sono cose che succedono. E vabbè, no. Sono cose che succedono. No, vabbè, non te ne frega niente. No, perché no. Poi se li porta talmente bene. Ma sì, certo. E qua, ragazzi, siamo vecchitudine che avanza. Comunque, però, grazie a Gaetano che mi ha fatto ricordare. Ti ha acceso un ricordo. Mi ha acceso questo ricordo. E poi gli ho fatto il disegno. L'ho visto. Io sono qua davanti. Noi li guardiamo, li facciamo vedere subito. Allora, questo è il disegno che grazie, Gaetano ha fatto per Valentina. Grazie, alla sua maniera, ovviamente. 16 marzo, 23, quindi è proprio lui. Grazie. Mentre invece per Simone è questo qua. Vai Dragon! Era così, no? Una cosa del genere. Una roba del genere. Vabbè, siamo un po' più vecchi, però ancora gliela mollamo. Allora, Gaetano, grazie, tu sei sempre presente. Ma grazie quindi a voi, grazie a voi per la compagnia. Grazie a te, Gaetano. Ci vediamo prossimamente sempre sulle frequenze di Radio Cigliano. Ciao Gaetano, grazie. Allora, abbiamo adesso il secondo disco di Vale. Sempre il numero, senza la cantante, il cantante, quello che è. Che numero mi dai? Voglio controbattere a Simone. Sì? Numero 3. La numero 3. E perché l'hai portata la numero 3? Perché mi ricorda la barca a vela, un senso di libertà infinita, perché io ho fatto un unico viaggio in barca a vela, anzi poi due, ma il mio primo viaggio in barca a vela è stato l'estate dopo il Covid, in cui dovevamo capire che cosa fare, non fare, dove si poteva viaggiare, dove eravamo sicuri oppure no. Un casino. Ma io amo viaggiare, quindi con degli amici abbiamo detto prendiamo una barca a vela e stiamo al sicuro. Era una cosa che io amo viaggiare, ma che non avrei mai voluto fare nella mia vita. Ho sempre detto la barca a vela non fa per me. E invece questa è stata la nostra colonna sonora di quella vacanza ed è stata una delle vacanze più belle della mia vita e ho avuto proprio quella sensazione che descriveva Simone di libertà assoluta. Poi venivamo anche dal Covid, per capirai, cui se già la barca a vela ti dà questa sensazione di universo, di infinito, perché sì, no, dormire in rada di infinito dopo il Covid è stata proprio. E questa è la mia sensazione di infinito, di universo, rispetto a quella, alla sensazione di Simona. Allora, di Simone. Devo andare a prendere bene. Devo andare a prendere la lista perché c'è tutto il condominio suo. Allora, Master KG featuring Non Sebo Sicode. C'è uno pratico, c'è uno che fa lo speaker in radio. No, più che altro che dobbiamo fare Gerusalemme, in diretta su Radio Cigliano. Questa è bellissima. Quindi io mi ti immagino in barca a vela, sì, dopo Covid, quindi guarda, te la faccio vedere la foto? Falla vedere, ma puoi farla vedere anche ai nostri amici, sì, se vuoi. Ma che ce frega? Ah. Basta non mi prendete in giro, no, poi. Assolutamente no. Intanto che tu fai vedere la foto, io vi faccio vedere che Sasha, che ci messaggia lui. Sì? Ci messaggia da Zurigo, quindi insomma Zurigo è la mia capitale, la tua capitale, sì, perché mia mamma è zurighese, caro Sasha, vedi? E sì, quindi siete quasi concittadini, è di Hausen am Alpis. Lei poi quando parla tedesco io mi sciolgo veramente. Ah, che meraviglia. Già. Ma Sasha vi ha anche preparato questo per Valentina. Ti vede insieme a queste attrici, da queste compagne della tua vita, c'è Natalie, sì, Portman, vabbè, Audrey Tautou, Misha Barton. Oh, che Misha Barton, mamma mia. Sì, ma poi l'hai rifatta? E guarda, l'ho fatta una o due volte, ma cose piccole. Poca perché roba, lei non ha fatto poi grandi cazzo, cose, veramente. Sì. Poi c'è Kim Possible, te la ricordi? Sì, ovviamente. Purtroppo. E poi Rei Hanayami. Purtroppo, sì, non sto scherzando. E purtroppo esistono, prendeteveli e portateveli a casa. Mentre per Simone D'Andrea c'è Cillian Murphy. Killian è irlandese. Killian Murphy. C'è John Bernthal, Colin Farrell, Joel Egerton, James dei Pokémon e Trunks di Dragon Ball. Quindi veramente un sacco di persone, sì, con le quali ti, sì, vede il nostro Sasha da Zurigo, grazie, quasi concittadino di Valentina. Grazie Mari. Sasha. Grazie, grazie veramente. Grazie Sasha, aspetta, sto cercando la... Simone, dal 2021 presti la voce a Patrick Calupa in Cobra 11 nel ruolo del commissario Kramer. Come trovi questo personaggio? Sei riuscito a entrarci subito?
L'hai fatto quei 4 minuti però, sì, perché era una l'ho serie fatto per sola. 4 minuti, sì, poi infatti. Però ma che era quello in sedia a rotelle? No, no, mi confondo. Sì, mi sa di sì, Ah, era quello sì, in sedia. Sì, sì, sì. Spacco le orecchie. Lo so, non credo che si sono sensibili. Mi sembra di sì, Ah, sì. Non vorrei sì. sbagliare. Carino, carino, molto molto Cobra bravo. 11, la serie che io ho fatto per 20 anni. Sì. L'ultima stagione hanno rivoluzionato tutto il cast e ci hanno c'era messo un commissario nuovo sì, al posto della Kruger che è Murillo, come dicono in tanti. Murillo, Murillo. Vediamo un'altra. Latitudine sud, Murillo. Murillo, sì. Allora, Valentina, me la ricordo per un ruolo dimenticato, Natsugi Mogi di Initial D, anime ambientato nello street racing, dove doppiava l'interesse amoroso di Takumi Fujiwara, il protagonista maschile. È un eroe lui, perché voglio dire... Già, fuori... Sì, poi già tirato fuori, ha scritto tutti questi nomi, già sì, si è ricordato... Vabbè, dopo la stagione non è stata più doppiata, è una serie che è rimasta incompiuta. Questo è un momento in cui c'è botta e risposta, quindi prepara il tuo secondo brano, Simone, sì, perché adesso vado a disannunciare il brano e poi lo dobbiamo caricare immediatamente. Allora, vado a riprendere il foglio perché Master KG featuring Non c'è Bosicode, questa è Gerusalemme, secondo pezzo che Valentina Mari ha portato questa sera a Dopo Cena Con. Siccome questo è un momento di boom boom, di botta e risposta, subito il tuo, che poi... La 1, la vado a caricare. Perché l'hai portata, Simone? Ah beh, poi mi fai concorrenza, ma dopo tutto, guarda, quanto ce l'ho, Voglio aprire un file. Apri questo file, dimmi un po'. Dopo ce l'ho. Il file dei figli. E questo è importante, Questo brano, il mio piccolo, che adesso è grande, sì, ci mangiava sul girello, no, in questo brano. Che bello! Sì, sì, noi davamo le pappe a Niccolò. E lui mangiava. Davo la pappa a Niccolò con questa canzone. Mangiava con questa canzone. Sì, sì. Abbiamo 50 secondi di intro ancora da coprire, quindi puoi raccontarci tutta la tua vita. Tutta la mia vita? Beh, una parte, diciamo. No, vabbè, il primo figlio, insomma, hai delle emozioni fortissime, non che per il secondo tu non le abbia, però è diverso, è diverso. È tutta una scoperta, sì, no? È vero. E quindi questo modo così primitivo, perché mi ricorda il primitivo, questo genere di musica. Io non so se tu hai avuto la stessa impressione di essere cresciuto con il tuo primo figlio. Come no? Sì, sì, orologio biologico. Tutti l'abbiamo avuto. Di essere proprio cresciuta insieme. Ed è uno step, uno sì, scatto sì, praticamente. Andiamo ad annunciare il disco. Vabbè, l'avete riconosciuto, altrimenti Dietro la lavagna. Bob Marley, questo No Woman No Cry, su Radio Cigliano. Questa è la persona che ti ha dato questo primo figlio. Niente, è indisciplinata, non mi fa fare l'annuncio. Ah, è vero, però è una cosa troppo importante. Dai, vai, puoi dirla adesso, puoi dirla. Ho detto, è anche un omaggio alla persona che comunque... questo figlio gliel'ha dato, certo, perché certo, questa canzone è anche No Woman No Cry, senza certo, donne non si piagne, volendo, insomma, anche tradotta volendo si può tradurre anche così. Lui è Alessandro Interlicchia dei Byakuya, dalla Sicilia, che ci ha mandato il suo controselfie e noi lo salutiamo. Ciao Alessandro. Pare. Tu devi comunque salutare qualcuno. Arianna. Foto. Arianna, vai. Io devo salutare assolutamente Arianna, vai, ti sta ascoltando, e ringraziarla per il lavoro certosino che fa nel raccogliere tutto il materiale che mi riguarda. Stupenda. Io ti adoro, Arianna. Scusa, e ti ringrazio. Numero. E ti ringrazio condividi profondamente. Non l'ho fatto in privato, ma ti chiamerò in privato per ringraziarti personalmente. Oh, perché Simone D'Andrea è super social, vero? Sì, l'ho inventato io. Tu proprio ci stai dalla mattina alla sera sopra. I social li ho inventati. Allora, che cos'è che hai? Hai Instagram? No. Hai Facebook? Assolutamente no. Hai TikTok? Assolutamente no. Messaggi su WhatsApp in continuazione? Solo quelli. Solo sì, messaggi di WhatsApp. Quindi bisogna avere il tuo numero di telefono, altrimenti. Hai amici? Sono un po' la vecchia amici, maniera. Amici. Sì, amici. Ma perché sei contrario al social? No, non sono contrario. Cioè, perché non lo sposi? Forse perché non riesco a trovare una motivazione così forte, ecco. Non trovi il no, motivo per no, cui non, utilizzarlo? No, ma non è un giudizio, una critica. No, è una, io non mi d'animo, sento appartenente a questo genere di condivisione della propria del privato. Vita, anch'io. Anche uguale, vale? Sì, io sono molto gelosa della mia vita, anche molto timida sì, e sul mio privato. Adesso noi cazzeggiamo, sì, ma però, sempre dentro... Sì, però poi
dentro dei limiti, diciamo. Sì, questo invece è un po' travalicarli, forse, il no, social. No, e poi non mi piace ostentare determinate cose. No, eh? No. Però il contatto... noi meglio un passo indietro. Noi siamo... certo che con la pizza e lo scontrino della pizza inquadrato è meraviglioso. Ah, fantastico! Guarda, dagli una botta! Dagli una botta! Perfetto, ok, no, meglio dai, così, ecco. Me ne sono accorto adesso. Però il doppiatore è diventato un po' più pubblico, no? È un po' più in vista, ci chiamano, ci riconoscono. Assolutamente tempo d'accordo. Fa io sono passato per strada, stavo camminando e uno mi ha detto, ma tu sei Alessio? Ma lo sai che è successo anche a me? Succede e di io più. Gli ho detto, ma io ero, aspettavo un tavolo a... del ristorante. A Piazza Sempione, all'aperto, si è avvicinato un ragazzo e mi ha detto, ma tu sei Valentina Mari? Ho detto sì. Ci sei rimasta come? Stranita? Sì, poi stavo con degli amici che mi hanno anche un po' preso per il culo, posso dirlo così, che mi hanno detto, ma che ah, bella. Ma che l'hai pagato? Mi hanno detto per fatte ammazza, di così, così mi hanno un po'. Ammazza. Ma... e gli ho detto, ma come mi hai riconosciuto, scusa? Poi sì, mi vergognavo, cioè, in realtà no, non mi piace, mi guardavano tutti come per dire, ma questa chi è? Ma nessuno, certo, perché l'hanno riconosciuta, certo. No? Comunque abbiamo... Quindi... E invece mi ha detto, ti ho riconosciuto per la voce, ho sentito la tua voce, ma io ho detto, sei impazzito. Però vi racconto questa cosa carinissima, che l'altro giorno mio figlio a scuola, non so bene di che cosa parlassero, comunque a un certo punto ha detto, ah no, mia madre fa la doppiatrice. E lo sapete che cosa gli ha risposto la professoressa? Sì. Non avrei mai pensato, quando ci ho parlato, insomma, non mi è parsa una voce bella, riconoscibile. Meraviglia. Bella. Complimenti alla professoressa. Questo quando si dice che uno ci azzecca, no? Allora, ci acchiappa. Sì, poi ho detto, ma guardate che comunque, adesso al di là della mia voce bella o brutta, e va bene, forse non è neanche una bella voce, ma comunque... Beh, non direi. Vabbè, ho detto, sorvogliamo, però ho detto, addio alla professoressa, che questi pregiudizi nei confronti... No, questi pregiudizi nei confronti della bella voce del doppiatore... Sono sbagliati, bisogna no, andare avanti. Cioè, il doppiatore non è una bella voce. Diventa. Assolutamente no. Affascinante. Ma a noi conosciamo tantissime non belle voci di bravissimi attori che sono fantastici doppiatori. Senza adesso fare dei nomi, cioè, no? Non è un requisito. Cioè, non è un requisito. È il cuore il requisito. E comunque, ho detto, dì alla professoressa che ho tantissimi colleghi con delle voci che non sono voci da primo attore, voci che ti incantano, ma quando recitano, incollate... Diventano quella cosa là, sì. Ma che è sto pregiudizio? Armonia. Ancora no, che brutto, per fare il doppiatore, no, quelle cose. La che lavoro fai? Aspetta, la che vado a disannunciare. Aspetta, palle. No, Woman No Cry Bob Marley in diretta su Radio Cigliana. Altrimenti, lasciamo fuori i nostri amici della radio. C'hai ragione, capito? C'hai ragione, che altrimenti non ci ragione. Ascoltano. Devo vero, mi sono dimenticata che sta cosa, no? Sta cosa particolare. Che fai? Abbiamo detto un sacco di belle. Sì, ti cancella le cose. Ma quelle che fatte. Secchione, ma me le ricordo, sì, poi gli ho dato anche una penna. Volendo, potrebbe cancellarle anche. Ma le tre cose me le ricordo. Allora mi fermo, basta. Vabbè. Allora, era una gentilezza. È proprio indisciplinati, non c'è niente. Ma voi a scuola come eravate? Un casino. Facevate casino? Io da morire. Un macello. Pure te, a te, guarda, di te non l'avrei mai detto. No, però io non lo direi di te, Vale. Ma che tu sei tedesca, pazzo? Sempre precisa. Ma che sei pazzo? E te a scuola facevi casino? Casino bestiale. Ah sì, Perché rispondevo male ai professori. Ah. E infatti mio figlio, che non è da meno, mi dicono tutti, fatti due domande e datti tre risposte. Perché se c'ho un pregio, un difetto, è che non riesco poi... Adesso sto imparando a calibrare, un pochettino, a smussare determinate... E a scuola no. Che meraviglia. E poi mi rompevo le palle, fondamentalmente. Io sto facendo il contrario. Cominci adesso a buttare... butti bravo. Fuori? Sì. No, io lo sai che anch'io... Sto trattenendo. Sì. L'altra sera ho fatto una cosa che non è da me. Non è da me. Mi portano la pizza bruciata... Il cornicione bruciato al ristorante, no? Io di solito dico, vabbè, che problema c'è? Arriva la signora, forse perché la signora... Allora com'era la pizza? Un po' così, capito? Ero bruciata. Ah, poteva farmela rifare. Beh, ho aspettato 45 minuti una pizza, se devo aspettare altri 45 e poi minuti... E che cosa hai fatto? E poi finita così? Finita così. No, io invece avrei chiesto anche lo sconto. Sono perché rimasto io sono su queste male, cose invece ci sono che rimasto male, che non me l'abbia fatto. Avrebbe dovuto. Avrebbe dovuto.
via. Il nome della pizzeria voglio sapere poi. Declassata. No, perché poi mi dispiace, perché invece un locale dove vado sempre. Vabbè, ma l'attenzione al cliente. Può succedere. Può succedere, dai, può succedere. Buttiamola in questa maniera. Pagina 3 della scaletta. È il momento della clip misteriosa. I nostri amici hanno portato due clip che adesso reciteranno piatte, proprio quando uno dice vabbè ma questi non sanno recitare, ecco ora reciteranno in questa ma maniera. Questa l'hai portata te? No, questa l'hai portata no, te. No, questa me l'hai portata te, comunque. Perché non l'ho trovata quella che appunto mi dicevi te. perché non gli ho dato i time code. Mi ha dato un time code inesistente dove non c'era niente, capito? Lo sai che gli ho detto? Non riesco a capire il time code, però da quel punto, ma cioè non sono arrivata al time code, ma mancano 17 minuti, quindi vai a capire quanto manca invece di a che punto siamo arrivati. E io quello ho fatto, sono andata a scavare indietro e c'era una bella scena in cui quella rassettava casa. E non mi piaceva, me sa. Comunque, leggiamo. Adesso dobbiamo fare il minuetto. Chi dei due comincia? Che è il minuetto? Chi dei due comincia? Sempre Vale. Sempre Vale. Tanto non me la fai rifare 10 volte. Sì, no, la fai una volta sola. Questa volta puoi cominciare per prima. Questa volta puoi cominciare. Allora, ma qual è il minuto? Questa devo fare? Sì, questa qui. Questa qui. Ok. Allora aspetta un attimo che ti voglio dare la base tua, perché c'è bisogno della base giusta. Signore e signori, indovinate, ragionate da che film, telefilm o cartone animato è tratta questa clip che sta per leggervi Valentina Mari. Secondo me non lo indovina nessuno. Vediamo. Succede, vediamo. Lui sa cosa significa perdere qualcuno e tra noi c'era una connessione. E poi è arrivata questa ragazza dal nulla. E non ha senso, perché lui non l'ha nominata neanche una volta. E se fosse stata una cosa seria, non lo avrebbe detto. Io le ho letto una storia della buonanotte. E dai, ha un telefono prepagato. E un secondo telefono che hanno soltanto i criminali o le spie. Allora, dire che è facile, no. No, ok, difficilissima. Poi posso letta dare, in questa posso maniera. Dare un... Guarda, aspettiamo un attimo di capire no, se qualcuno risponde. No. Questa è difficile, questa è difficile. Però io posso dare un piccolo aiuto. No, non è Legends of Tomorrow. Vado no. con un piccolo aiuto? Sì. Un titolo difficilissimo perché lunghissimo. Chilometrico. Chilometrico, veramente chilometrico. E neanche Kim Possible. No, è chilometrico. Kim Possible è corto, dovete andare un po' più sul lungo. Io vi e do questo, tempo. Scusami, sì? Perché voglio parlare. Sì, vedo. Vai Serena, sei su Radio Cigliano, la radio dove ognuno fa un po' come cazzo gli pare. Allora, aspetta. Noi di sicuro. Aspetta, ho visto pure una cosa. Sì? Qualcuno ha indovinato. Comunque, vediamo se indovina qualcun altro. Porca vacca. Lo sai perché ho preso questa? Voglio tornare a quello che mi avevi chiesto prima, mi aveva chiesto qualcuno se mi ricordavo i miei personaggi. Sì? Perché quando mi ha detto una clip, un piccolo monologo, dico che cazzo ne so, ma io non mi ricordo manco quello che ho fatto. E allora sono andata prima su Antonio Genna, si può dire, per vedere le cose che ho fatto, poi cercando di ricordarmi dove forse ci poteva essere qualcosa, poi ho aperto qualcosa, ma era troppo lungo capire dove potessi aver detto qualcosa, cioè delle frasi più lunghe diciamo. Di tre righe, no? E poi c'ho avuto quel flash che ho detto, ah, mi sa che su sta cosa ogni tanto c'avevo qualche pezzo, qualche voce off. E per questo ho scelto questo. Era perché una voce off sarebbe stata. Sì, perché non mi ricordavo. Sì, forse poi non so. Questa non è la voce off. No, perché io ti ho dato un altro time code. Comunque poi non te l'ho dato il time code. Però questo per ritornare guaio, alla cosa che non mi ricordo mai. Cioè, che cazzo ho fatto? Non me ne ricordo le cose. Però siamo in due, perché anch'io non mi ricordo assolutamente niente. Mentre Simone D'Andrea ricorda tutto. No, assolutamente no. Comunque, questa era proprio anche per vedere quanti veri fan avevo. Cioè, uno. E però, cioè, qualcuno, ce n'ho. Uno. Qualcuno ha indovinato? Uno. Vabbè, c'è un vero fan. C'è un vero fan. Oddio, indovinate di più, ve prego. E qua mi esce con una, chiama lo psicologo immediatamente. No, non e ci si fionda. No, l'ho indovinato. Sì, hanno indovinato. Però è sempre lui. Zitta! Ah, zitta! Ho spoilerato! No, ma tu non hai mai fatto la radio in diretta? Ma non è lui. Eh sì, da te! No, solo da me! Eh certo! Eh sì, è sempre, guarda... Non è lui. Sì, sono due però! Sono due! Attenzione! Ma vediamo quanti fan c'ha Simone D'Andrea! Però lui ha giocato facile! Andiamo sulla clip di Simone D'Andrea. Questa è un po' più semplice, anche se è... piccola, è breve. Sì. Sì, ok. Sì. Ed è un putpourri perché ho dovuto tagliare un sacco di roba. Ah, perché quella che ti ho dato io era pure da tagliare. Sì. Perché era lunga. Ma non c'era, c'era una che rassettava casa in quel minutaggio. Ma l'hai tagliata perché era lunga. Era lunga, c'era di mezzo altra gente che parlava, ho levato tutto e l'ho accorpata come adesso tu la leggerai. Quindi non so il significato di monologo praticamente. Ma no, devi leggerlo piatto. No, perché? Ah, ok,
ok, ma perché anch'io gli ho dato una quando gli parlava un altro, lui mi ha detto pure prova a tagliare. Ma perché non mi ricordo cosa faccio, dove, quando e perché. Ma poi come fai a ritrovarlo su tutte le puntate, proprio quel pezzo, come fai? Beh, no, cioè dovresti sentirti le tue cose, rivederle così tante volte da sapere esattamente dove hai detto no, cosa. No, me l'hanno mandato. Pensate che ci sono dei colleghi. E la tua amica come si chiama? No, no, non Arianna. Non Arianna, no. Ah, ok. Pensavo che Arianna trovasse anche le clip. Pensa che ci sono dei colleghi che gli però dico... Sì. Potrebbe aiutarti, sì. Sì. Ci sono dei colleghi che gli dico, mi dai la clip? Ping! Ma arriva subito la clip immediatamente del monologo, capito? Quindi sono più edotti di noi. No, io ci avevo messo tre giorni pure più o meno. Sì. No, poi ogni tanto, scusate il sollecito, non vorrei rompervi le palle, però allora, mi servirebbe il materiale. Da egocentrici, le foto... Fighe, sì, l'abbiamo subito mandate subito. Le foto poi sono tu hai messo quelle foto dopo orribili, vecchie, che hai riciclato dalla prima cosa. No, perché quelle lo fa il grafico, non gliele do io, capito? Perché queste sono nuove. Ma ci hai riciclato su quelle cose orribili. Ma no, perché il grafico fa la figla con le altre fotografie. Che non mentre erano quelle ritoccate di una queste volta. Queste sono il regalo che adesso dovrete firmarle per chi indovina. Quindi non le posso sputtanare, certo, capito? No. Le avrà soltanto chi indovina. Ok? Quindi sempre per indovinare, 328 79 48 796, si torna ad azzerare la base e la rimandiamo per Simone ed Andrea. Questa è la tua clip. Devi parlare. Qualcuno di voi è stato in Francia? No, insomma, le Ardenne? Me la concedete una sigaretta? Ma c'ero vicino recitare, cazzo, ma così non vicino devi cazzo. No, non lo sta facendo, la sta dicendo buttata. Aspetta, ricomincia. Guarda, ricominciamo. Attenzione, ma vai. Ecco la clip misteriosa. Qualcuno di voi è stato in Francia? Niente, io stasera non ne esco, sappiate. Aspetta, ricominciamo. Okay. Madonna, il bello della diretta. Attenzione, pronti, il clip misteriosa di Simone d'Andrea. Qualcuno di voi è stato in Francia? Somme, le Ardenne. Me la concedete una sigaretta? C'ero vicino cazzo, così vicino cazzo, avevo trovato una donna bellissima. Già, quella donna io la amo. E c'ero quasi, invece è andato tutto a fanculo. Ma sì, che cazzo, dai, fate presto. Fate presto. Non sei capace a essere. Io non so se voi leggete. Fate presto. L'hanno detto mentre sbagliavamo la prima volta. Mentre avete si è accavallata la volta. L'hanno già beccato. Vabbè, che bello. Oddio, qua l'ho trovata. Va bene. Mi scrivete anche. Perché è come l'assemblea del doppiaggio, vedevo di tutto. Mi scrivete anche il vostro nome, così possiamo firmare a Giovanni, a Francesco, a Michele e farvi la dedica. Ma a questo punto, che c'è in scaletta? Io non lo so, ho persa completamente tocca la scaletta. A me. Tocca a te, terzo brano, ospite 1. Che faccio? Tu sei ospite 1, quindi il tuo terzo brano. Ok, vado, aspetta, ascoltami. No, perché adesso devo adottare la giusta strategia. Sì, prego. Allora, devo anch'io andare... Aspetta. Voglio andare con lo stesso stile di Simone. Perfetto. Ma mentre il suo bellissima canzone, ma più sputtanata... Sì. Io voglio... controbattere con una cosa più di nicchia. Sì. L'uno. La numero uno. E perché l'hai portata? Perché la mia gioventù. La perché tua la gioventù. Mia gioventù, la mia adolescenza è un viaggio triennale, tra virgolette, fantastico in Africa, in cui ho avuto il mio primo amore, un francese. Che meraviglia. Che ricordi fantastici. Ci ha fatto, siamo tutti innamorati. Adesso. Siamo tutti innamoratissimi, veramente. Roba proprio mi batte ancora il cuore, se ci penso. Ma veramente? Che meraviglia. E se la senti così sotto, che succede? Viene da piangere. Bella, senti, vabbè. Guarda, 13 secondi, 12, annunciala te. 11, 10, 9, 8. Alfa Blondi, Se balla ye. E questa la ascoltate in diretta solo ed esclusivamente su Radio Cigliano. Sicuramente. Ti sei parato il culo perché se balaglie. Questa sono convinto, però senti che ritmo. Allora, viaggio in Africa, descrivimelo. Che ricordi hai di questo viaggio? Che ti posso dire? A parte che l'Africa è l'Africa, ti ruba il cuore. Colori, odori, profumi, sapori, guarda, è incredibile, posso ancora sentire. Se chiudo gli occhi li sento. Il primo amore. Ma quindi così intenso, così forte? 16 anni. E poi sono scappata. Da dove? Dal resort dove stavo con mia madre. No, alla Fuitina, hai fatto. Bello. Sì. E non c'erano i cellulari. Quindi non e quindi, perché questo mai. Era un ragazzo francese che abitava in Senegal, perché
i genitori lavoravano in Senegal e lui mi ha detto, era per il weekend, aveva una casa al mare, tra virgolette, vicino a questo villaggio dove alloggiavamo noi, e mi ha detto, ma io, finito il weekend, ha detto, io lunedì torno a Dakar, nella capitale, perché c'ho delle cose da fare. E ho detto, e quindi? Mi ha detto, quindi ci rivediamo la prossima settimana, il prossimo weekend. Io ho detto, ma io parto venerdì. Cioè, allora vieni con me. E io ho preso le cose in camera e sono andata via con lui. Oddio, dove? A Dakar, a casa sua. E poi ho chiamato mia mamma. No, ho chiamato mia mamma, che nel frattempo era in giro. E come ha fatto a trovarti a Dakar? No, lei non mi ha trovato. Io ho chiamato mia mamma, che era il villaggio al Pitour. E hanno fatto l'annuncio, no? Sai come facevano una volta? La signora Brigitte Vip è desiderata al telefono, all'ingresso, alla reception. La signora, no? L'annuncio per il villaggio. Nel frattempo tu eri sparita da quanto? Era sbagliata da un paio d'ore, 3-4 ore, okay. Però mia mamma pensava che, insomma, stavamo viaggiando da qualche parte. E poi mia mamma di corsa, non so che cosa abbia pensato, e io le ho detto, mamma, stai tranquilla, sono io, sono a Dakar, ma sto bene, e ci vediamo venerdì prossimo, ci vediamo all'aeroporto, tu stai tranquilla, io sto benissimo, ti chiamo tutti i giorni. E che poteva fare? Tanto io non tornavo, non c'erano cellulari, dove mi riprendevo? Col cavolo che tornavi, proprio non... E io venerdì mi sono presentata all'aeroporto, e io gli ho anche detto, puoi disdire la mia camera. No, vabbè, fantastico. E quindi sono stata con una persona che abitava in Senegal, che è cresciuto là, e ho vissuto l'Africa vera, in più quest'amore. Ma allora scusami, parliamo di amore. L'amore che cos'è? Una parte integrante della vita, la vita stessa, che cos'è per te? Tutto amore, tutto quello che ti fa battere il cuore. C'è l'amore per i figli, per un amico, per i genitori, per la vita, per i viaggi, per i tuoi hobby, per mio marito, per voi, no? Tutto per amore. Te stesso. Per te stesso, per me stessa. Anche per te, Simo? Sì. Cioè, nel senso che ci sono poi diversi amori, no? Diversi. Certo. E quello era stato un amore adolescenziale che mi ha fatto battere il cuore. Ma poi mai più visto in vita tua? L'anno dopo sono tornata. Non era come. Non era più. Però ci siamo scritti tutto un anno, io parlo perfettamente il francese, perché per tutto un anno noi ci siamo scritte tutti i giorni infinite lettere d'amore, che aspettavamo che arrivassero. Vedi, con la posta, che non in c'era, una roba, non c'era il cellulare, non c'era WhatsApp. Io mi ricordo che correvo sempre alla cassetta delle lettere, e arrivavano ogni 2-3 giorni lettere, e io rispondevo, e ce le ho ancora tutte in cantina. Aspetta che devo rientrare col microfono, lo so che interrompo brutalmente. Questo è Alfa Blondi, Seba Alaye, questo abbiamo sentito nei fuori onda, andateveli a ripescare se siete stati in radio. Una meravigliosa descrizione dell'amore che ha dato Valentina Mari, ma la condividiamo assolutamente. Simone, veramente bella. Non avrebbe potuto raccontarlo meglio. Beh, non si poteva raccontare meglio. Però veramente. Posso dire una cosa? Dilla, porca miseria. I miei figli non mi ascoltano, perché se sanno che io a 16 anni sono scappata in Africa... Non lo sanno, eh. Ma no, perché mio figlio, quando ogni tanto gli dico, devi tornare, no, è tardi, dove sei? Che mi dice, e lui mi dice, ma tu a 16 anni che facevi? No, io stavo a casa, ero bravo. Cioè, penso che se pensa che sono scappata in Africa, cioè, prende. Poi sì, infatti, sono scappata, sono andato un attimo a Piazza Fiume. No, capito, sono andata in Africa. In Africa, quindi, a Dakar. Vabbè. Allora, abbiamo i vincitori della clip misteriosa di questa sera. Io consegno il tablet con questa bellissima fotografia ritoccata di Valentina. Vabbè, ma sono un po' chiarificata, diciamo. Sì, ho fatto un bianco po' di e nero, hai fatto un po' di. Allora, tu puoi scegliere il colore che vuoi toccandolo con la penna. Beh, allora rosso come l'amore. Aspetta, però, prima di tutto, da dove era tratta la clip? Lo puoi dire? E chi se lo ricorda il titolo? È lunghissimo. E sta scritto qua. Ah, sta scritto. Perché era la finestra. Aspetta, la donna nella casa di fronte alla ragazza della finestra. Perfetto. E questa era la clip. E mentre Valentina chi firma a Gaetano. Gaetano, che fantastico. È quello che abbiamo sentito prima al telefono. Gaetano è il mio unico fan. Il mio unico vero fan. Non è vero. C'era un'altra persona che è arrivata c'era dopo. C'era un'altra persona che è arrivata altri dopo. Due. Sì, c'era un'altra persona che è arrivata dopo. Ma Gaetano, devo solo firmare o anche una dedica? Anche una dedica. Quindi posso farei scrivere a Gaetano, il mio sì, unico vero fan. Quello che il mio vuoi primo unico scrivere vero fan. E mentre Valentina scrive, io ve la faccio sentire, la donna della finestra dell'amica sua, eccetera, eccetera. Lui sa cosa significa perdere qualcuno. E tra noi c'era una connessione. Poi è arrivata questa ragazza dal nulla. E non ha senso, perché lui non l'ha nominata neanche una volta. E se fosse stata una cosa seria non lo avrebbe detto. Io le ho letto una storia della buonanotte a Emma. E dai, Sloan ha un telefono prepagato. È un secondo telefono che hanno soltanto i criminali o le spie. Aspetta.
E questa era la clip. Che c'è? C'è un rumore? È la signora della casa della famiglia. La signora che ci sta sbattendo. Vabbè, mettiamo la basetta che copre i rumori. La basetta serve a questo praticamente. Allora, Gaetano, bravissimo, hai indovinato. Adesso ti arriverà su WhatsApp. Quindi stacca la suoneria perché arriverà verso le 5 di mattina. Come si cancella che ho sbagliato? Con la gomma. Con la gomma o con l'annulla? No, non tutto, voglio solo la gomma. Ok. Qua. Ci riesci? Sì. Beh, è bellissimo tutto questo, vero? Questa tecnologia assoluta. Aspetta che non va più. Attenzione, devi cliccare. Aspetta. Ok, brava. Fantastico. E adesso io vado a caricare la clip di Simone, perché Simone era più semplice questo, sì, d'accordo? Sì, sì. Quanto ti è piaciuta questa serie? Tanto, tanto. Sai che l'ho fatta anch'io? Sì. L'hai fatto? Come no? Non me lo ricordo. Però so che l'ho fatta perché era con Lorenzo De Angelis. Sì, con Lorenzo, quindi... direttore, con sì. Lorenzo direttore. E adesso come si chiama il personaggio non me lo ricordo. Perché tra l'altro, quando ho letto la sua clip, mi sono ricordata che l'avevo fatta. Hai detto, cazzo, potevo trovare una clip da quella? Devo trovare. Ho detto, ma chi ero, chi non ero, chi sono? Vado a cercare quanti mila episodi. La puntata 6, la puntata 8, ma la 12. Ma poi dov'è che ho parlato più di 3 righe? Sì, cioè... infatti è quello il problema. Uno si dovrebbe ricordare proprio le puntate. Aspetta che finalizzo, ecco qua, e vado a prendere la bellissima fotografia. Guarda che bello. Figo. Mamma mia, che foto James figo. Dean, Io vorrei dire veramente figo pesse figo. Allora, nel frattempo io ti consegno sì. tutto, tu puoi scegliere il colore cliccandoci sopra. Era presa il vincitore della clip è presa da Peaky Blinders. Ed è stato Andrea, bravissimo. Vai, Andrea che ha vinto. Grande. E adesso noi, siccome sono come Santo Mo. Ma tra 3 quarti d'ora è già finito. No, aspetta, non è vero, fino sentiamo, a luna. Sentiamo Simone d'Andrea che ha fatto. Qualcuno di voi è stato in Francia? Somme, le Ardenne. Me la concedete una sigaretta? C'ero vicino, cazzo. Così vicino, cazzo. Oh, avevo trovato una donna bellissima. E già, quella donna io la amo. E c'ero quasi. Invece è andato tutto a fanculo! Ho capito, ma sì, però. Che cazzo. Vabbè, ma così no. Dai, fate presto. Gente, siamo andati pure sopra Simone d'Andrea. Ma l'ho sotterrato questa clip lui. E vabbè, bravi tutti e due. Ma sotterrato. Cioè, ma proprio sottoterra. No, non è vero. No, sottoterra non messo lui vero, in questa clip. Non è vero. Vale. Sì, vale. Vale. Ale Simo. Vale Ale Simo. Okay. Ok. Come state? Volevo chiedervi, dato che sono curioso. No, questo è il numero, questa l'abbiamo già letta. Sono andato troppo perché indietro. Ma non ne leggi nessuno? Guarda quante sono. Madonna! Aiuto! Andiamo dalle ultime. Una clip intensa, vedi che è piaciuta? Allora... vabbè, questo... vai Valentina Media. Dov'è? Mi fa ridere, scusa. Vai Valentina, medita tranquilla. Medita tranquilla. Vabbè, ce ne sono tanti, adesso li andremo ad ascoltare. Vi ricordo di mettere muto il vostro WhatsApp perché lì arriveranno tutte. Allora, dove siamo? Ma non possiamo chiamare più nessuno. Noi alle 22:10 avremmo avuto il terzo brano ospite 2. Sì. Sono le 22:17, quindi Ritardo. Lo devi lanciare. Vado, lancio subito. Qualcosa di carino, di simpatico, la numero 3. La numero 3, perché l'hai portata? Sempre questa non la conoscevo. Per par condicio. Ah, no, sì, questa la conoscevo. Sì. Perché ho parlato del grande e questa è dedicata alla mia piccolina, perché me la ricordo dietro nel seggiolone in macchina che ballava con le manine così. E questa canzone. Questa si deve ballare, questa canzone. Dedicata a Viola, sì. Questa è veramente la mia bella. Viola. E allora, Viola, dalle frequenze web di Radio Cigliano, insieme a papà, insieme a Valentina Mari, che mi ha tolto tutto, anche la tastiera, mi ha levato tutto quanto. E vabbè, questo oggi va così. Siamo nel 2009, lei è Maria Gadù e questa è Shimbaye su Radio Cigliano. Shimbaye. E che io so sto cazzo di foglio che ce l'ho troppo lontano, non è una mazza. Ma sì, io ce l'ho davanti. Guarda un po' se trovi qualche commento interessante da leggere. Vediamo un po'. Domanda. C'è qualcosa? Stiamo sfogliando, quindi se... Ma è pieno! È pieno, ma scegliene una, quella che vuoi. Simone, per te Trance è stato un po' il personaggio per il quale ti riconoscevano maggiormente?
un po' come è stato Vegeta per Iacono, che alla fine non è stato costretto, si è inventato lo spettacolo. Beh sì, comunque era una... Scusa, abbiamo la canna. Abbiamo una canna. È stato comunque un... È stato un personaggio molto, molto... Sì, che mi identificava molto qualche anno fa. Nel senso che mi riconoscevano per quello. Ok, senti, perché hai cambiato Michela Estra in CSI Vegas? Allora, questa è una domanda fatta a lei. No, perché questa è interessante. Dovrei raccontare una cosa. No, non entrare nei particolari. Ecco, non posso entrare nei particolari, però noi abbiamo chiamato Michela, che ha fatto un provino, ma aveva un problema alle corde vocali. Okay. E quindi non ha potuto. E quindi è stata una questa. Scelta. Certo. Non c'è niente di male, in comune accordo anche con lei. Mi è dispiaciuto molto. Moltissimo. Queste cose senti, succedono. Senti, poi ragazzi, ci chiedono qual è la pizza che preferiamo, visto che abbiamo parlato di pizza. Questa è divertente. Questa voglio sentirla. Io lo so. Qual è? La diccela. Io salame piccante e gorgonzola. Quando mangio la pizza la mangio così. Ma senti una cosa, ma sempre la stessa? Sì, infatti sto malissimo, ragazzi, sto per morire. Dopo stai malissimo? No, sto per morire. Io ho colesterolo altissimo. E dovrò... Stai scomodo pure? No, ma se sei magro come... ma non c'entra niente. Sta scomodissimo, sta crollando sotto. Ho delle posture così. Ma con Lilly Gruber si metteva in questa postura. Ma perché tu non la cambi mai? Sempre quella? No, a volte la mangio anche più pesante. Ma tu, cioè, tu mangi sempre la stessa pizza? Sempre sei quello che ordina sempre la stessa pizza? Sono molto metodico. No, io di solito prendo o la quattro formaggi o la funghi normale. Normale funghi. Qual è la tua preferita? No, a seconda di come mi sento. Però stasera ti chiedo una pizza, la prima che ti viene in mente qual è? Cicoria e salsiccia. È buona, pure questa va sul pesante però, regà. Però magari poi la cicoria è ripassata. Certo. Con l'aglio. E certo, pure col peperoncino. Però poi magari, che ne so, dopo tre giorni mi piace mangiare, che ne so... un'altra che mi piace un sacco è del tonno e cipolla. Aspetta che sta finendo la canzone. Cipolla. Maria Gadù, Shimbalaye, in diretta su Radio Cigliano. Ciao, questo Violetta. È il ciao Violetta, è il secondo, terzo pezzo di Simone e Andrea. Ho perso la bussola. E vabbè. Vabbè. Però Radio Cigliano è questo, Radio Cigliano siete voi, siamo noi, siamo i nostri ospiti di questa sera, tutta la radio e tutto lo scibile umano. E mo so cazzi, perché non vi ho raccontato... Aspetta, dobbiamo prima fare gli auguri a Ilaria da Grottaglie, che oggi è il suo compleanno, il suo 30° compleanno. Tanti Ilaria. Auguri Ilaria. Auguri Ilaria. Augurissimi, augurissimi da tutti noi. Aspetta, un'altra, scusami. Ve lo posso mandare il cioccolato da casa mia? Cerco di corrompervi con dolcezza, sì. Cioccolato? Sì. Cioccolato... Che ne so, cioccolato detto così può essere in tanti tipi di cioccolato. Sì, cioè, infatti. Però a noi ci piace. A noi ci piace. Quindi Elisa, sì, ma mandaci il cioccolato. Ma tu sei golosa, Vale? Ammazza, io sono dolce. Di dolci? Ah, solo dolci. Niente Simon? Salato. Allora, io sì, sono... non mangio tanti dolci, però due... La Sacher, per esempio, divento pazzo. Ma tutte le sere deve esserci un dolcino o è meglio sì, salato? Sì, sì, no, no, io tutte le sere la cioccolata dopo cena. Dopo cena deve esserci. Sì, anche dopo il caffè, al bar, cioccolatino, qualsiasi cosa, dolce. Quindi il dolce fa parte proprio della tua... Per esempio oggi, dopo pranzo, ho preso il caffè e una crostatina. Ah, cioè, okay. Comunque qualcosa di dolce sempre. Sempre deve finire col dolce il pranzo, vedi? Invece per te col salato... Assolutamente. Aspetta, allora, scusa, devo. Perché vedo tutte queste cose interessanti. Vado, sì. Aspetta, Valentina, cosa ti ricordi di Ossì dove doppiavi Melissa Cooper? Mi ricordo Alessio, mi ricordo i dialoghi di Alessio. Fatevelo raccontare, ma sicuramente l'abbiamo già raccontato. Ma ricordalo, Alessio, dai, divertiti. Che... Sì, dai, ricorda, che fai? Ti nascondi adesso? No, io avevo i dialoghi, quelli che non si diceva mai Oh my God, ma si diceva Misericordia, per esempio. No, i dialoghi di Alessio è che lui cambiava tutti i dialoghi. E quindi aspetta, e quindi prima che fossero tuoi, nelle pause noi comuni cristiani non potevamo prendere il caffè e il dolcino e fumare la sigaretta, ma lo sai che facevamo? Lui ci dava le correzioni e noi dovevamo scrivere le correzioni in pausa seduti sul gradino della BB, te lo ricordi? Seduti sul gradino della BB mentre gli altri chiacchieravano. E lui ci correva dietro. E lui così veniva allora con i copioni in mano, con la penna, e lui pagina per pagina ci dava tutte le correzioni. Ma tu è come tipo a teatro quando fai la prima lettura.
E così andavamo in sala ed eravamo un po' più veloci, che non eravamo per niente veloci, però visto che sennò avremmo sforato tutti i turni perché solo di correzioni, tutte le frasi erano cambiate. Era per farvi essere più belli. Assolutamente. Perché eravate certo, più belli. Certo. E tu non devi dormire, Pasquale dice di non dormire Alessio. Ah no, quindi Alessio non tu. E aspetta, devo dire un'altra cosa. Perché ne arrivano però Alessio Alessio la barba ti dona, ti dicono sì, grazie. Alessio è molto stanco, hanno fatto un lavorone sti ragazzi. Lo so, vabbè, ma è giusto farlo. Ma adesso parliamo delle cose che dei nostri... Ma io ci avrei da dirvi una aspetta, cosa. Aspetta, un'altra cosa, l'unica cosa. Aspetta. Non riesci a fare... Aspetta, no, perché invece devo dire, non mi ricordo chi che ha scritto Simone, ti ho scritto su Instagram, ma non mi rispondi. Simone, non è social, no, non, la pagina di... Non è cattiveria. Non è, la pagina non è sua, è un fan club, è vero Simo? Ah sì, sì. Quindi sì. Non risponderà lui, quindi no. Non scrivete ripetiamo a Simone. Ripetiamo chi lo gestisce. Arianna. Arianna, quindi vi rispondo brava, Arianna. Sì, però insomma non è Andrea, sì, no, Simone, non già sono appunto. Io. Non sono io. Non è né Andrea né Andrea. Io non aspetta, non è anche Andrea. Non è anche Andrea. E neanche ci siamo fatti una canna. Appunto, prima di cominciare. Non ho ancora preso, cioè, non ho preso il cioccolato, non lo prendo. Però ecco questo. E aspetta, Posso? Sì. Simone, la tua voce mi fa emozionare. Ogni personaggio che doppi lo trasformi da farti entrare dentro nel tuo personaggio. Questa è fantastica per te. È bello, è bello. Sì, sì, no? È bello. Sì. Grazie. Vabbè. Dai, tu parla. Posso? Certo. Allora, che fatica. Allora, il questionario di Proust. Oh. No, questo no, questo è cattivo. Oh, quello vedi che volevamo fare i vaghi. Guardate, fai i vaghi. No, va attaccate. Scusa, un'altra cosa, sei parente di Marco Merrino, vogliono sapere. Come no, certo. Marco Merrino? Cugino, sì. Ma dai, io Marco Merrino lo voglio far venire in trasmissione, ci metti una buona parola. Certo. E poi però un'altra cosa bellissima, è il duo più forte, il duo più visto, più apprezzato, il duo record. Non sto più nella pelle, quanto sono contento, quanta gioia, quanta felice, viva, simpatici al massimo, siamo fantastici noi, e siamo noi. Cioè, voi ragazzi, staccate la seconda trasmissione di circa 200.000 voti, scusa, visualizzazioni, quindi veramente sono tante. Ma come mai? Non lo so, forse perché non siamo social. Forse sì, forse e quindi magari è l'unico un modo per vederci. Sì. O forse perché la vostra simpatia conquista. Speriamo che sia anche questo. Aspetta, e allora Simone, aspetta, Simone ti consiglio. Non riesco a fare trasmissione. Per stasera niente questionario. Per ridere la mia, no, dato che no. Anche a me piace tantissimo la stessa tua, devi provare la Vesuvio. Ah. Lei abita a Novi Ligure, quindi non è di Napoli, cioccolato a chilometro zero, come dico sempre. Va bene. Ok. Anche se io chilometro zero, insomma io Svizzera. È difficile. Allora scusate. Nel 1000 alla ma fine qualcuno dice già vogliamo ad Andrea Mari parte 4 dopo questa parte 3, quindi siamo già prenotati per la prossima. Guardate, tanto ormai sapete che ci stanno un sacco di colleghi che mi si prenotano. Senti, allora il 25 febbraio vengo con sì? Prego. Venite. Fatemela voi la trasmissione. Si può? Sì, stavo pure leggendo che qualcuno mi ha detto Simone e Andrea 2-1 perché mi hanno preso per il culo perché l'ho chiamato. Allora, ma una volta possiamo fare la trasmissione al contrario, possiamo sì, intervistarti. Volevamo fare. Ma l'avete già fatto. Adesso vi diamo uno scoop. Pronti? Lo diciamo? Sì. Allora, prossimamente ci sarà Alessio Cigliano su Radio Cigliano. Intervistato da Valentina Mari. Condotto da Valentina Mari e Simone D'Andrea. Allora, però. Quindi diteci quando lo volete. La regia la dovete fare voi. Sì. Okay. Sì, sì. Però anche la regia video. Assolutamente sì. Okay. Tu devi solo mettere selfie. Sì, tu fai solo queste cose qua. No, sono là. E mi metto così, capito? Ah, ma poi voglio dire, se è una trasmissione. Questa sarebbe la puntata zero, quindi una prova. Pure senza contro selfie cosa puntata zero. Io quindi me ne vado. Ciao. non vedo l'ora dico appunto puntata zero. Ricordatevi qualcosa adesso. No, ma noi ci dovremmo inventare qualcosa. No, ci siamo infatti, fregati. Mi voglio proprio vedere. Però fra poco, entro l'estate no, entro l'estate dobbiamo dare quindi no, dobbiamo, in questa stagione Alessio Cigliano ospite su Radio Cigliano, uno scoop in anteprima. Ok, benissimo. E restate con noi perché ne vedrete sicuramente delle belle.
Però venite alle 4 e imparate, certo, a usare sta roba. Certo. Ok? Certo. Va bene. Qualcuno dice che è già agitato, eh? Io? No, mi sento molto agitato. Dice lo so, siete agitati, sì. Nel fine del 1800, una compagna, amica adolescente di Proust, gli sottopose delle domande trovate su una rivista inglese. Lui rispose, mise via il tutto, riprese 20 anni dopo, si accorse che le risposte sono diverse, perché nella vita si cambia. Cioè, figurati che cosa possono dire oggi questi due che hanno già dato risposte almeno altre due volte, da quello, questa è la terza. Vai. Quindi credo forse la prima no, perché mi sembra che la prima no. Però dovevi registrare. La prima? Sì, sì, dovevi registrare. Mi piacerebbe un giorno prenderle e metterle assieme. Sarebbe, capito? Figo. Sarebbe anche molto per noi, carino. Sai che sarebbe, sì, analista. Cioè, no, prendete il video o portate a un psicologo, no, direttamente. No, capiamo se siamo proiettati nella coach, giusta, ragazzi, direzione. Avete da fare questa sera, perché qua non si chiude alle 11. No, almeno fino alle 3. Non si chiude alle 11. Cioè sto a un quarto della scaletta, praticamente. Mi dispiace. Lo so, sono cose che succedono. Io vi devo ricordare che si risponde non argomentando, botta e risposta, sarete divisi come le iene, quindi avrete l'inquadratura. Sono tutti curiosi di sapere come condurremo. Ve la dovete inventare. Mica, cioè, io me la sono inventata, sì, sì, la conduzione, quindi ve la dovete inventare. Quindi se ce la mettiamo pure all'ultimo. Cioè, non ce la dobbiamo preparare, detto inventare. No, no, noi improvvisiamo. Dobbiamo riempire 2 ore di trasmissione. A voglia? Che? Chi è che ha scritto boia? Boia vuol dire bella, okay, di figata, boia. Non è boia chi molla, non è quello. Qualcuno dice che sarà fino alle 6 del mattino stasera. Perché invece voi credete, sì, stasera veramente, arrivederci. Domani mattina, scusate, chi c'ha il turno domani mattina? No, io no. Io tu c'hai il turno? E io sì. Quindi mo chiamo il tu direttore. Tu tanto sei un nottambulo. Mo chiamo il direttore e gli dico, senti, domani mattina, tattash. Aspetta, guarda, mi metto la telecamera io. Allora, si risponde botta e risposta, non si argomenta e faccio le domande alternate, quindi risponderete. Minuetto solito, chi comincia? Vale. Niente, va. Vai. Sei proprio cavaliere. Comincio io? No, tanto questa non la devo rifare, botta e risposta secca. Questa è botta e risposta. Veloci di risposta e secca, senza argomentare. Devi stare tranquillo, c'è modo e modo di dire le cose. No, te prego che no, l'ultimo... No, perché sa che noi cominciamo a chiacchierare. Te prego che l'ultimo che me l'ha detto era in assemblea. Attenzione. Allora, signore e signori... Oddio, che fatica. Ma Tiziana è tua moglie? No, Tiziana. Dice, dai Alessio, mica c'è Tiziana che ti impone di andare, no, a dormire. No, Tiziana, è la nostra la conduttrice, co-conduttrice, okay, della trasmissione del martedì. Oggi non c'è Tiziana. Sentite che pace, senza musica, senza niente, ma è il momento di lanciare, vediamo se ci riesco, il questionario di Proust per Valentina Mari e Simone D'Andrea. Valentina, il tratto principale del tuo carattere. Ma che vuol dire? Il tuo carattere, da che cosa, qual è la cosa più che spicca di più del tuo carattere? Simone, vai te. Il cuore. Simone, il tuo principale difetto. L'arroganza. Sì. No, aspetta. Allora, aspetta. Torniamo. Torniamo. Signore e signori, il questionario di Proust è annullato. Il questionario di Proust è annullato per Valentina Mari e Simone D'Andrea. Ok. Oh, parte Satì. Valentina, il tratto principale del tuo carattere. Sono positiva. Simone, il tratto principale del tuo carattere. Il cuore. Simone, il tuo principale difetto. L'arroganza. Valentina, il tuo principale difetto. Prepotente. Valentina, la qualità che vorresti avere. Pazienza. Simone, la qualità che vorresti avere. La pazienza. Simone, la tua occupazione preferita. Il doppiaggio. Valentina, la tua occupazione preferita. Viaggiare. Valentina, cosa detesti più di tutto? Le bugie. Simone, cosa detesti più di tutto? L'arroganza. Simone, cosa ti fa piangere? La sensibilità degli altri. Valentina, cosa ti fa piangere? Le cose belle. Valentina, cosa ti fa ridere? Le cose belle.
Simone, cosa ti fa ridere? L'ironia. Simone, dov'eri nella tua vita precedente? Facevo l'architetto in Egitto. Mazza. Valentina, dov'eri nella tua vita precedente? Sulle Dolomiti. Valentina, come percepisci il tempo che passa? Brutto. Simone, come percepisci il tempo che passa? Inesorabile. Simone, cosa auguri al tuo peggior nemico? Niente. Valentina, cosa auguri al tuo peggior nemico? Non me lo cago proprio. Valentina, quando hai provato una grande emozione? Il parto. Simone, quando hai provato una grande emozione? I figli. Simone, il tuo sogno di felicità? Trovare armonia. Valentina, il tuo sogno di felicità? I miei figli realizzati. Valentina, il tuo colore preferito? Bianco. Simone, il tuo colore preferito? Blu. Simone, cosa ti consiglieresti se ti incontrassi adolescente? Di fare quello che ho fatto. Valentina, cosa ti consiglieresti se ti incontrassi adolescente? Di stare tranquilla, andrà tutto bene. Valentina, come vorresti morire? In pace. Simone, come vorresti morire? Sapendo che i miei figli stanno bene. Ed era il question... Lo rifacciamo! Proviamo a rifarlo, vediamo se ci vengono altre cose. Ma sì, perché dobbiamo vedere, dobbiamo confrontarlo con quello che avete fatto l'altra volta e andare a vedere che cosa è successo, perché secondo me sono tutte cose un pochino diverse. Alle 22.34 su Radio Cigliano c'è Dopo Cena con Valentina Mari e Simone D'Andrea. Senti, devi invitare, perché lo scrivono, l'ho scritto tre volte, Erika Necci, Lucrezia Marricchi e Gemma Donati. Gemma Donati, se glielo dico, viene qua così proprio, correndo. Gemma è venuta... No, non farò mai la trasmissione, mai nella vita. Io ho detto dai, vieni, non so chi l'ha convinta, è venuta, è andata via, ma te lo vedo il giorno dopo, quando la rifacciamo? Ti ricordi la mia prima volta? Sì. Uguale. Uguale, la stessa. Adesso cosa. Mi sento a casa. Beh sì. Dai. Anzi, non vedo l'ora di Guarda, intervistarti. Io approfitto, andando un po' fuori scaletta, dai, perché dai. Tanto ormai la scaletta è mangiata, approfitto per, oddio che casino, per leggervi le collaborazioni di Radio Cigliano, così vi do due secondi proprio per mettervi in pace. Dopo Cena con è in diretta video anche sulla homepage di Voci.fm, la testata giornalistica italiana dedicata al mondo della voce. Per restare sempre aggiornati su radio, doppiaggio e uso della voce, basta cliccare su www.voci.fm o scaricare l'app gratuita per iOS e Android. Abbiamo Roba da doppiatori, un progetto di supporto, divulgazione e valorizzazione del mondo del doppiaggio, dal dialoghista al fonico all'assistente. Il loro obiettivo è dare voce alle voci, oggi anche attraverso un innovativo servizio di Dabril dedicato ai professionisti. Si tratta di un biglietto da visita formato video per mostrare a committenti e associazioni le proprie skill in supporto alla ridotta possibilità di fare provini a causa della pandemia. Sui loro social trovate come sempre interviste, dirette e tanti contenuti di approfondimenti quotidiani. Voci Animate è un brand agisce come intermediazione tra gli organizzatori degli eventi e gli ospiti doppiatori richiesti, assumendone la totale gestione. È un brand creato da James Garofalo, direttore artistico di numerosi eventi legati al mondo del doppiaggio, come ad esempio il premio Voci Animate, che nel 2023 è arrivato alla sua terza edizione, grazie a James, di essere sempre attento alla qualità. Senti, ti posso dire una cosa, che c'è Christian che sono 10 volte che ti scrive che ti ha scritto più di un messaggio su WhatsApp. Che dopo gli rispondi, io penso le 3 le 4 di notte. Io ne ho 74 di messaggi su WhatsApp da leggere. Quelli dell'assemblea? No, questi della gente che sta scrivendo a voi. Quindi piano piano, visto Elisa, che faremo Elisa le 6 invece, di mattina. Elisa invece fantastica dice, io prima di morire mando a fanculo tutti quelli che detesto. Sì. Sentite, Roba da doppiatori vi porta a una challenge. Ti ha fatto questo, lo chiamano, oddio come lo chiamano reaction, per Valentina, c'è Claire Danes in Romeo più Giulietta, Kristen Bell in Veronica Mars e Natalie Portman in Qui dove batte il cuore.
Quale è stata più difficile da doppiare? Quale di più soddisfazione? No, soddisfazione... No, non mi piace parlare di soddisfazione, perché nel momento in cui porto a casa, diciamo, anche una scena, qualsiasi scena... È già lì la soddisfazione. Sì, sono soddisfatta, non c'è un qualcosa che... c'è tutto, anche non c'è una cosa che te lo fa diventare più di soddisfazione, no, anche diciamo. Quella più facile, se mi piace come l'ho fatta, se mi sento bene, se mi sono divertita, se mi sono sentita... Che mi guardi così? Non ci credi? Sto passando la bottiglia a Simone. Pensavo che non ci credessi. No, stavo passando la bottiglia. Dici, dai, sono cose che si dicono. No, per carità. No, invece no, ma ci credo. Cioè, io sono sempre contenta anche di portare a casa un ciao detto bene. E invece se dovesse essere uno il più difficile, qualcuno di questi tre? Ma quelli quando ero più piccola. No, ma di questi tre? Di questi tre, allora ti dico che Romeo e Giulietta e anche Natalie Portman in cosa? In Leon? Natalie Portman in Qui dove batte il cuore. Ma forse Romeo e Giulietta perché erano i primi lavori e quindi mi sentivo assolutamente inadeguata. Ok. Cioè è solo per una... però ero... probabilmente anche gli altri erano difficili alla stessa maniera, ma io mi sentivo non all'altezza, non pronta, non adeguata, per cui era... è una cosa mia, e poi come ti sentite in quel momento. Cioè, hai ragione. Mentre per Simone abbiamo Colin Farrell nella Regola del sospetto, James in Pokémon e Channing Tatum in Magic Mike. Quale più difficile? Colin Farrell, la Regola del sospetto. Difficile. E beh, di soddisfazione? Perché come Valentina... Ma soddisfazione no, perché tremavo. Quello è stato il mio primo provino a Roma su un cinematografico. Quindi è un bel ricordo. Sono scappato anche da Milano con l'aereo, sono arrivato a Margutta perché dovevo andare solo in quel turno. E c'era Carlo Valli che mi aspettava per fare questo provino. Sono entrato e c'era Colin Farrell e Al Pacino e il provino era su di lui. Il cuore è scoppiato. 2000, è scoppiato. Sì. Che bello. Senti, che bello. Posso leggere qualcosa? Scusa. Guarda, facciamo una cosa. Mettiamo un disco così poi leggiamo. Ok. Mi sembra che c'è il terzo di Simone. Sì. Mi sembra, perché l'abbiamo saltato. No, il terzo, no, il terzo quindi è il quarto di Vale. Vale. Il quarto di Vale. Quale mettiamo? Ok, voglio mettere la numero 2. Oddio, ho perso i brani. Ok, la numero 2 ci sono. Perché l'hai portata, Vale? E perché appunto il mio hobby, la cosa che mi piace di più fare è viaggiare ed è un inno alla vita, al viaggio. E c'hai ragione, questo è un pezzo che abbiamo sentito così tante volte. Loro sono un gruppo tedesco, se non mi ricordo male, sono i Desireless. E questa, attinta dal 1986, è Voyage Voyage, in diretta su Radio Cigliano. Mi sembra tedesco, mi sembra un gruppo tedesco. Però la canzone è francese. Sì, è francese, allora è francese. Voyage Voyage. Allora, vai a leggere. Questa vuoi. Perché è una domanda bellissima. Vai. Una domanda per Valentina e Simone. Avete un ricordo di un collega doppiatore che non c'è più? E negli anni chi sono stati i vostri maestri al leggio? Come no? Quindi questa, Simone, mi piace. Comune. Sì, ma poi anche Ale, perché possiamo ricordare dei colleghi, no? Bellissimo, penso che sia bellissimo, una cosa che bellissimo. Sia giusto fare. Passatevi la palla tra di voi. Posso partire da... I miei maestri sono stati Tonino, okay. Mario Maldesi, Filippo Ottoni, Pino Colizzi, me ne dimentico forse qualcuno, ma non voglio dimenticarli, in realtà tanti. Il mio maestro è stato Tonino, quindi sono molto d'accordo con quello che dici. Maldesi non l'ho conosciuto perché sono arrivato un po' dopo a Roma. Non ho avuto questo piacere. E appunto le persone che vogliamo ricordare, potremmo ricordare... Beh, salutiamo Dario. Dario lo salutiamo. Dario lo voglio salutare perché soprattutto Dario è colui che mi ha fatto, diciamo, non entrare, però io mi faccio una piccola pubblicità, ma non vorrei fare pubblicità a me. Abbiamo messo su con alcuni colleghi e Dario era il direttore artistico, diciamo uno dei fondatori della Libri Vivi, e sono stati gli ultimi anni in cui lui, al di là del doppiaggio, si è dedicato completamente a lavorare per noi, per creare
questo progetto bellissimo degli audiolibri. Bellissimo. E lui ci ha messo veramente tanto cuore, tanta passione e tanta dedizione. E ha lavorato anche, tra virgolette, gratis. Dico gratis perché i primi anni, per decollare, ha letto veramente tanti libri per il piacere di leggere, di recitare, per l'amore per i libri e per il suo amore per la lettura. E quindi... E quindi mi piace ricordarlo anche in Libri Vivi, perché era il suo ultimo piccolo gioiello che ha creato, che, insomma, lui è stato uno dei creatori e quindi che ha messo in piedi e di cui oggi beneficiano poi tantissimi colleghi. Simone? L'ho detto Tonino. Tonino, per te è Torino, sì. Torino assolutamente. Che bello ragazzi, che bello, ma nel frattempo tanti amici ci hanno mandato, vediamo se li ho scritti bene e me li ricordo soprattutto, Raffaele da Torino dice due ospiti da far girare la testa, e infatti lo vediamo sullo schermo enorme, vi faccio vedere che schermo enorme che su cui ci sta guardando, carino. Veramente, grazie Raffaele. Michele da Ancona, questo è? È Trunks, perfetto, quindi sono assolutamente in linea con noi, ma ce ne sono ancora tanti altri. Luca e Carolina dalla provincia di Savona, sempre insieme, che ci guardano abbracciati sul divano, io me li immagino così, bravino. Quindi veramente bellissimo. Mentre invece lui è Ettore da Alcamo, quindi dalla Sicilia, ci sta seguendo, vi aveva mandato anche delle fotografie degli attori che doppiate, mi immagino che li conosciate bene. Lui è Giuseppe Bosso, il suo sito è telegiornaliste.com, e qui c'era un'intervista che ti ha fatto, grazie Giuseppe, che poi fa l'avvocato normalmente. E Andrea da Firenze, sempre ottimista, grazie Andrea di essere qui con noi. Ciao, e di Andrea. Aver partecipato. Oh, ci sono due ragazzi che voglio ricordare, ma devo tornare in onda, li ricordo in onda, aspetta. Questo è in pandan lui, è in pandan. Voyage, voyage, desireless, che probabilmente, o desireless, se magari fossero francesi come ci ricordava Valentina, è possibile in diretta su Radio Cigliano. Stavo facendo vedere dei controselfie, torniamo a due ragazzi che mi stanno molto a cuore, lui è Marco da Canicattì, ma è venuto a Roma, sta imparando a fare il doppiatore, si è spostato dalla Sicilia per venire a Roma, e tu sai che cosa significa spostarsi da una città all'altra per seguire... Tanti sacrifici. Il lavoro e la passione, anche. Il lavoro e la passione. Quindi Marco, grande, grande, grande. E la stessa cosa forza fa Orazio. Che, Orazio ha una faccia già vista. Sicuramente in tutte Orazio le assemblee l'hai visto, perché era sempre presente anche Marco, ma Marco è più timido. Grazie Orazio di essere con noi e sempre in bocca al lupo. Oh, adesso io mi sono perso il nome, adesso lo vado a ricercare, quindi fantastico. Di lui riparleremo tra un pochino. Mentre invece lui è Luigi da Trani, sempre ciao, ottimista. Luigi. Quindi grazie, perfetto. Grazie, veramente. Senti, poi ci chiedono una domanda ad entrambi, vi ricordate l'ultimo turno fatto insieme con dei colleghi in sala? Questa è anche divertente. No, perché ricordarmelo proprio, no. Forse è Silt Team. Come no? Sì. Forse è Silt Team. Ma eravamo anche insieme, ti ricordi? Sì. Che tu rompevi i coglioni, volevi fare un sacco di prove, cose, così. Sì. Ma come rompevi i coglioni? Sto scherzando, te l'ho detto apposta. Io poverino, no, non lo sai perché? No, perché, è fantastico perché quando stiamo insieme, quando eravamo insieme al Leggio, no? Eravamo. Poi, la cosa figa è che siamo poi, quando eravamo insieme, no? Anche tante personalità diverse insieme. Certo. Però si mescola tutto. Bello, perché eravamo più pazienti. E lì il direttore entra in campo perché deve fare da regista anche delle personalità, oltre che del film. Poi chiedono qual è il vostro libro preferito? Psicologo. Allora, volevo chiedere ai diretti interessati, dice Riccardo, se hanno qualche ricordo sui personaggi da loro doppiati qui rappresentati, a parte quelli trattati nel corso della serata, perché Riccardo vi ha preparato due putpurri, come li chiamo carino, io. Carino, grazie. Aspetta, vediamo se riesco a sì, ce li mandi tutti, Ale. Tutto vi mando. Allora, ti ricordi, ci sta Full Metal Panic, Last Exile, le situazioni di lui e di lei... Super Goals, Hyper Doll, Zambot 3, Fujiki Yugi e Handmade May. Tutti te li ricordi? Sì, gran parte. Sì, sì. Va gran bene. Parte, sì. Quindi, ma ti aspetta... ricordi anche se ti dico non chiudete mai il vero Napster? Come no? Che cos'è? E che ti ricorda? Italian Job. The Italian Job. Abbiamo risposto a Christian. Avete risposto a Christian. Visto che cominciamo, perché la conduzione dobbiamo cominciare a entrare a capire la conduzione, certo. A capire la conduzione. Mentre invece conduciti da sola, guarda che cosa ti ha fatto. Allora, Ray, è tutta Ray.
No, ci sta. Serial Expert. Tutte uguali. No, sono tutte diverse, pensa. Allora. Posso dire che non mi piace tanto doppiare i cartoni perché ecco, mi sembra. Spiega. Ma questa è una cosa mia. Questa è una cosa mia perché. Mi hanno insegnato da piccola, una delle prime cose, questi grandi maestri di cui abbiamo parlato, a doppiare gli occhi. E secondo me gli occhi di un umano, per quanto la tecnologia va avanti, a me l'occhio del cartone non ti restituisce. Non ti dà l'anima. Non mi dà quello che mi dà l'occhio di un essere umano. Mm. Nonostante ormai siano fatti benissimo certo. Ma... mi manca paradossalmente quella verità, quell'emozione, quella roba. Non riesci a entrare in empatia con il personaggio che dopo. Sono curioso di sapere. Ma Dio, che capelli, hai visto? Qui dov'eri? Dov'eri? Sì, qui ci sta. Il nostro amico Diego, che adesso vi ha fatto un omaggio, che vi faccio vedere subito. Credo che tu fossi... aspetta, vado a leggere la didascalia, che forse faccio meglio, leggo la didascalia. Un bellissimo ricordo di Valentina, nostra ospite a Torino. Lui collabora con James Garofalo. Ah, sì, certo. Ti ricordi? Certo. E proprio dalla collaborazione con James, Diego vi presenta una piccola clip per ognuno, un piccolo omaggio che fa sulle... magari se levo la base viene anche meglio, sulle... qui, approfittando dello schermo di Radio Cigliano. E allora andiamoci a vedere la prima clip, che è per Valentina Mari. Perché non vado più dietro? La mia famiglia è stata sterminata dagli agenti dell'antidroga a causa di un problema di roba. Io sono andata via con l'uomo più strepitoso che esista sulla terra. Era un sicario. È morto stamattina. E se lei non mi aiuta, io sarò morta entro stasera. Non capisce. Ogni passo che ho compiuto, sin da quando ero quella bambina sul ponte, l'ho fatto per portarmi più vicino a lei. Lacrime. Sono io che sto piangendo. Questa è la solitudine. Da quando ho preso in mano quel martello. È come se avessi acquisito una seconda vita. Ed è stata magica. Benissimo, prima di andare volevo ripassare le regole della casa. Luci spente alle 10, niente musica forte e niente ragazzi, mai. E questa era Grazie. La clip di Valentina. Grazie mille. Ma subito parte che attrice quella... straordinaria. Che attrice veramente. Sentiamo la clip di Simone e Andrea. Ma dove vi nascondevate così in tanti? Il grande Mazinga e Tetsuya Tsurugi saranno i vostri avversari! Doppia! Fulmine! Ti terrò e poi ti licenzierò. Prova ad andartene o a non presentarti e giuro su Dio che ti faccio causa per danni e ti faccio radiare dall'albo. Sono un tipo generoso. La tua storia è veramente una specie di favola, eh? Da un banco di ortofrutta a Mosca... a famosa top model in quanto? 6 mesi? E se qualcosa va storto? Salta una guarnizione, una rondella da 500. È finita, non c'è niente da fare. Ferrari vince di nuovo. Come ha vinto l'anno precedente, e quello prima ancora, e quello prima ancora. Quello che dico è che non potete comprarvi la vittoria. Ma magari potreste comprarvi l'uomo che ve ne dia la possibilità. Prima che lo ammazzassi mi ha detto una cosa. E cioè, Maria e i bambini sono stati uccisi per colpa di qualcosa che ho fatto io. Qualcosa che ho fatto a Kandar. Vabbè, e questo... Lo sai qual è la cosa fantastica di Simone? Tra le tante cose tra fantastiche, le tante cose, ovviamente. Tante anche nascoste, chi lo sa? Chi lo sa? Non possiamo saperlo noi. Indagheremo? Eh beh, si può indagare, certo. È che adesso sentendo la clip, no? Perché noi poi ci abituiamo un pochettino, però sentendo la clip è lui, è sempre lui, ma è mille persone diverse. Cioè, è questa cosa... No. Sì, però adesso io sento mio. Te. Ma io però ho sentito la cosa... ma noi abbiamo ma noi facciamo te. Però la cosa figa, no? Che tu senti sempre la stessa voce, ma è come se sentissi veramente cinque cose diverse, cinque persone diverse. Cioè, non, il suono, cioè, no, è la stessa voce, ma veramente
5 persone diverse. Fantastico, cioè proprio... Questo è come uno quando ci fanno il complimento maggiore. Oh, sono andato al cinema e non mi sono accorto che eri tu. No, questo è il complimento più grosso che ci possono fare. Allora, Rocco vuole passare dopo a fare il pizza party. Dice che abita qua davanti. Vabbè, qua la pizza voglia, ce ne sta tantissima. Quando finiamo, non so, verso le 3, 3 e mezzo. Comunque, dicono anche che sei sempre stato fantastico in Intercall in Trouble. Te lo ricordi? Perché qua lo citano 100.000 volte. Che è questo Intercall in Trouble? Terkel. Sì, qualcosa mi... Simone, sarebbe fantastico anche a leggere il foglio illustrativo delle medicine. Il bugiardino, praticamente. Vai alla grande anche col bugiardino. Io voglio smarcare l'ultima incombenza che abbiamo, cioè? La scaletta, che la è canzone. Il brano di prosa. E l'altra canzone manca una È dopo, quinta, è alla fine, ok? Oh, oh. Però è l'ultima, cioè, tu vuoi fare il programma? Importante. Banalità. Poco, l'ho scritto, ci ho perso una notte a scriverlo. Capito? Ma che dici, Vale? L'altra, Vale, che dici? Cavolo. Oddio, quella è faticosissima. Pagina 4 della scaletta ormai esplosa. Che angoscia! Completamente esplosa. C'ho paura che la faccio male. No, no, tu non lo puoi fare. Non è possibile. No! Pure in diretta, la cosa figa del doppiaggio è che non ci vede nessuno, facciamo le svolte. Sbagliamo. Allora, sapete che cosa facciamo? Sapete che cosa facciamo? Sì, una cosa diretta, di questo tipo. Tipo teatro. Valentina, noi siamo in sala prove e tu ricevi il testo. Magari mi vuoi fare qualche domanda? Metti nero? Metti nero, non ci vediamo, cioè come... No, nel senso, che cosa mi avresti chiesto tu, come fare questo testo? Allora, diciamo la verità, tanto cazzo ci frega. Ma che ci frega? Ma io sono... No, perché è inutile che mo facciamo finta, cioè lui adesso voleva un pochettino pararmi, no? Mi voleva un pochettino... Cioè, mi voleva un po' proteggere. E viva la verità! Però, vale, sti cazzi, io sono arrivata qua e gli ho detto, scusa, ma io sto brano non lo conosco, ma mi dirigete un attimino, come lo devo fare? Tu come lo faresti? Cioè, e ho cominciato proprio, cioè, condannato a morte, come lo faccio? Allora lui mi ha detto una cosa, perché poi vedete anche le direzioni, no? Io un po' più così, un po' più chiusi. Adesso io farò una via di mezzo. Beh, certo. Beh, la tua mediazione. Però non, cioè, se faccio qualcosa di sbagliato, perdonatemi, ecco, cioè, non voi due, dico, se, cioè, non sono all'altezza. Io credo che il perdono, cioè, scatti automatico, nel senso che stasera io sto vedendo soltanto complimenti, ragazzi, per questa trasmissione. Ma certo, perché voglio dire, ci mancherebbe, sono gentili. Veramente, veramente. Che sono gentili. Però è vero pure che poi qualcuno a cui ci ha detto, però invita la Marina, invita! quest'altra, Gemma Donati, sì, capito? Addirittura, non te l'ho detto perché eri indaffarato, poi ho detto, dopo mi ammazza se lo disturbo e gli parlo sopra. Successo. Qualcuno ha chiesto Mario Bombardieri. Ecco. Quindi anche lui ti devi segnare. Segneremo anche Mario. Ok. Tante domande, ma le facciamo dopo. Tanti controselfie li facciamo vedere dopo. Allora, siamo partiti da alle 9 di sera. Le mestruazioni in diretta mentre si legge, qualcuno mi ha schettiziano. Non saprei a che ora finiamo questa sera, ma siamo partiti con Victor Hugo. E allora sapete che vi dico? Andiamo a finire con Victor Hugo, perché per chiudere col brano di prosa ho scelto l'incipit dell'ultimo giorno di un condannato a morte, scritto nel 1829. Non me ne vogliate. Condannato a morte. Sono 5 settimane che io vivo con questo pensiero. Sempre solo con esso. Sempre acchiacciato dalla sua presenza. Sempre curvo sotto il suo peso. Un tempo, poiché mi sembra siano passati anni e non settimane, io ero un uomo come tutti gli altri. Ogni giorno, ogni ora, ogni minuto aveva le sue fantasie. E il mio spirito, giovane e ricco, si divertiva a snodarmele davanti l'una dopo l'altra, senza alcun ordine o regola, ricamando gli arabeschi infiniti, il tessuto di questa misera vita. Erano ragazze, splendide cappe d'arcivescovo, vinte battaglie e teatri illuminati e sonori, e ragazze ancora. E solitarie passeggiate di notte sotto le larghe braccia dei castagni. Era sempre festa nella mia immaginazione. Potevo sempre pensare a quel che volevo. Ero libero. Ora invece sono carcerato.
Il mio corpo è in catene in una cella e l'anima è prigioniera d'un'idea. Un'orribile, atroce, implacabile idea. Non ho più che un pensiero, che una convinzione, che una certezza. Condannato a morte. Qualsiasi cosa io faccia, questo pensiero infernale è sempre lì. Solo e geloso, ai miei fianchi, come uno spettro di piombo che mi toglie ogni distrazione. Con gli occhi sempre fissi nei miei, sempre pronto a scuotermi con le sue mani di ghiaccio, non appena voglia girare la testa o abbassare le palpebre. Si insinua in tutte le maniere, laddove cerca di fuggirlo il mio spirito. Si mischia come un orribile ritornello a tutte le parole che mi rivolgono. Mi assedia quando sono sveglio, spia il mio sonno agitato e infine, come un orribile coltello, mi appare nei sogni. Allora mi sveglio di colpo e, balzando a sedere, spaventato da tale visione, esclamo: ah, non era che un sogno. Io ho la pelle d'oca, come tutte le persone che stanno ascoltando in questo momento. A parte Tiziano, che... perché Valentina mi ha emozionato talmente. Non riuscivo a partire. Ti sei dovuto mettere la mano sul cuore. Sì, per io non partire. Riuscivo a partire. Avevo il cuore che mi batteva a 70 km all'ora. Però Tiziano l'ha scambiata per una chat erotica. Chiamiamo l'144. Esatto. Aspetta, ma il 118, perché mi sembra che sia proprio Tiziano. Qualcuno, è lui che ha scritto, no aspetta, qualcuno ha scritto: sono in guardia, sono, no, Domenico, sono sempre io, Domenico, sono in guardia medica, vi sto seguendo. No, perché lui fa, tu stai facendo il medico, stai appunto in guardia di guardia stasera, veramente, ma migliaia di complimenti, bravissimi, una pelle di pavone, dice Carlo, audiolibro per favore, chiede Sasha. Adesso questo... sponsorizzo Simone. Che... sponsorizzo. Io ti ho già sponsorizzata. Sì, sì, no, io non ti devo sponsorizzare perché tu lo sai. Allora, tantissimi controselfie, tanto abbiamo detto che andiamo un po' lunghi però stasera. Però sarebbe carina sta roba, chiamiamo l'144, linea aperta doppiatori. Potresti, no? L'idea di fare una roba simile. Pensa alla credibilità del delegato sindacale che fa l'144, la linea dei doppiatori. Sapete che ci sono dei colleghi nostri che vendono dei saluti su delle piattaforme apposite? No, non sapevo che vendessero, insomma. Sì, saluti. A volte lo fanno. Così mi fa un po'... Si pigliano anche 100 euro per... No, non lo so. Ecco, appunto, quindi l'144 lo leverei di mezzo, perché mi sembra un po' la stessa cosa. No, quello rischiamo che lo facciano con le nostre voci tra un pochino. Tra un pochino, tra un bel po'. Tra un però bel posso po', dire una secondo roba. Me. Dilla. Quello, sta roba qua. Non si fa. Non so chi ha parlato di però cuore, così, di emozione. Ragazzi, scusate, piccola digressione, anche nel nostro sciopero che è stato sospeso, come ho detto più volte, e che in questo momento è soltanto, abbiamo uno stato di agitazione, ma stiamo lavorando, c'è una delle vertenze sul tavolo, è quella anche dell'intelligenza artificiale. Abbiamo visto delle voci clonate, molto clonate, però se poi vai a chiedere questo a un'intelligenza artificiale, cosa ti fa? Cosa ti restituisce? Non credo che ti possa ad oggi dare questa... No, però l'importante è che a tutti i telespettatori rimanga il cuore. È vero, sì. Perché il problema è che ci si può accontentare... Capite che cosa capite niente, la mia vita adesso capite mi hanno distratto la mia vita un attimo. Capite la mia vita come sta andando in questi giorni? Capite la mia vita come sta andando? Tutto a posto. Comunque ci potresti dobbiamo ricordare. Rispondere in diretta? No. Anche perché sarebbe adesso hai visto comunque come fa lui? Dobbiamo ricordarci quando quando faremo la nostra trasmissione di piano piano buttare i fogli, capito? Come questo ti l'ho imparato. Io l'ho imparato in radio quando facevo i radio sceneggiati, ti ricordi che si buttavano i fogli? Si camminava, si buttavano i fogli quando erano finiti, quando avevi registrato. Ecco, per esempio quando ho cominciato e ho fatto qualche radiodramma,
E mi ricordo che anche in quelle situazioni mi sentivo completamente inadeguata, perché vedevo tutti questi che giravano, facevano le cose, una nonchalance, e io mi sentivo un pesce fuor d'acqua, non sapevo che cazzo fare. Beh, vabbè, quindi... io penso che se una persona entra in sala di doppiaggio, ma anche un collega attore che non ha mai fatto doppiaggio e ci vede al leggio, io mi ricordo una volta la Sandrelli fece un rifacimento mentre lei era dentro e doveva dire quattro parole, stava lì da tre ore, e a un certo punto lei disse: ma come fa Alessio, bravissimo, ma come non so come fai questa spontaneità, capito? Perché poi noi facciamo il nostro. Chi faceva radio quando noi entravamo dentro la sala aveva quella spontaneità, che noi non abbiamo. Ma sai che anche, a parte la spontaneità, un'eleganza anche. Ti ricordi come si girava per questa sala grande con questa, appunto, nonchalance, ma anche molta eleganza? Era un po' un'aria snob, mi ricordo. Sì, questa, non so se era un'aria snob o la snob, sacralità del posto, cosa che proprio ho un po' paura, un po' c'è bisogno anche, bisogna perché un po' è un posto sacro la sala di doppiaggio. Assolutamente. E quando trovi, oh, mi fai un provino? No, capito, non viene bene. Sentite, no. C'è Sean che dice: se facciamo gli auguri di buon compleanno per i figli Leonardo e Melissa, che immagino siano gemelli, perché martedì 14 marzo hanno fatto 10 anni. Beati loro! Auguri! E quindi auguri veramente. Tutta una vita davanti. Io c'ho una marea per Simone d'Andrea con affetto e simpatia. Carini. Scrive Alessandro da Genova Liguria. Grazie Ciao Alessandro, Liguria. Grazie. Vediamo un po' se Alessandro lo troviamo, perché si perde. Eccolo qua. Iniziamo a far vedere Alessandro, che grazie, circondato dai personaggi, sì, che hai fatto. Sì, ma che bravi, no? Anche che riescono a fare queste cose. Fanno e si ricordano. Sì. Mentre invece lui è Brian da Prato. Ciao Brian, ciao, grazie Brian di essere con noi. Lui non si è firmato, ma dice, questo è una sua espressione mentre ci sta guardando questa sera. Così. E quindi sì, buon padrino. Un po' da attore, un però. Buon padrino. Un po' così, un po' così. Mentre invece James Garofalo da Torino, che ciao, conosciamo James, tutti quanti. Sì, ciao, James. Grazie. Ci sta guardando anche lui sul maxi, quindi attenzione a tutte le smorfie che facciamo. Mentre lei aveva detto che era il suo compleanno, ti ricordi all'inizio della puntata, sì, le abbiamo fatto gli auguri, ma non mi ricordo come si chiama, però grazie di aver mandato. Sì. 30 anni. Poi 30. 30 è un bel numero, allora, è un bel numero, è un bel numero. Allora aspettate, vediamo se ancora... questo c'è sempre lui che devo ritrovare come si chiama. Ho ancora dei controselfie, ma questo è il momento dell'ultimo brano di Simone d'Andrea. Io dovrei sapere qual è, perché è la 4. Certo. Ok, questo è un pezzone. Perché l'hai portato? Perché c'è dentro un remix di una canzone che mi ha accompagnato, che mi accompagna da sempre. È la colonna sonora della mia vita. Dei Police. Every Breath rifatta You Take da Puff Daddy, ha una musicalità completamente diversa. Credo che sia uno dei remix più belli che siano stati mai fatti. Questa è la cannibalizzazione, come chiamo io, degli altri, che è stata fatta tanto adesso in questo periodo. Però sta questa la trovo molto, tantissimo. Ritorno anche tutte le canzoni degli anni 90, 90, sì, da discoteca. Discoteca rifatte con un nuovo testo. Sì. Ma questa l'ha fatta nel 1997. Come no? È una apripista, è stato. Una apripista assoluta. È uno dei migliori esperimenti. Senti, mai a mezzanotte dobbiamo fare gli auguri a Norman. Speriamo. Ah, Norman Mozzato che fa Raul di Kenny il Guerriero. E allora ci andiamo ad ascoltare quest'ultimo pezzo di Simone d'Andrea alle 23.06. Fuori orario abbiamo Puff Daddy e Fate featuring 112. Ah, ma già è finito l'orario, capirai? Finiva subito, se no. Sarebbe finita subito sta trasmissione, cioè volata. Due ore. Ma no, ancora un'oretta, un'oretta e mezza, andiamo avanti. L'hanno rapito, sappiate che mi hanno rapito, ok? Io pago il riscatto, mi hanno rapito. Scherziamo. Questa era da fare sotto sciopero. Dovevamo farla la settimana scorsa. Facciamo le 3 di notte. Sì. Sotto sciopero facevamo le 3 di notte, veramente. Vabbè, ma poi dopo domani sei stanco, ma poi sabato dormi. coglioni. Sì, allora. Tanto già parlavi oggi, figurati domani. Matteo Licitra da Catania, il grande Matteo che ricordiamo, che fa tante cose per noi, ha preparato due collage, vogliamo chiamarli in questa maniera, per Simone e per Valentina. Vediamo, questo è quello per Valentina. Purtroppo carino, tu grazie. Non sei tanto per, no, i, per l'animazione, però apprezzo, però apprezzo, se loro ce l'hanno nel cuore, capito? Quindi questo è importante, veramente importante. Mentre invece andiamo a prendere quella di Simone. No, il papero? Mi fai il papero? Come facevi?
Qua è il papero? No, no, no. Il papero di Valentina? No, no, no. Il papero? Lì sotto non c'è un... Questa papera, come la sapevi? No, vabbè. Aspetta, torniamo su Simone. Allora, questi sono i personaggi. Ci fai quel questo qua? Quello col martello? Sì. Quello è un videogioco. Anzi, ah, faccio il vecchio, va? Allora, quello l'ho fatto con Maura, con la Vespini, ed è... è un'altra maestra, Maura, per me, perché io ho lavorato tanto con lei. Sì, infatti quando da bambina... parlavi dei ritmi prima e di questo modo che c'era, io con Maura lo ritrovo. Sì. Io sono così pieno di controselfie oggi che veramente non so come fare. Lorenzo ci saluta per Valentina. Ah, questo è il nostro amico... aspetta, Ah, che fa le torte? No, meraviglioso. No, i cappuccini? Ma che cos'è? Disegna sui cappuccini. Fantastico. No, guardate che meraviglia. Ma aspetta che lo vada a riprendere. Ma sai che me lo ricordo? C'era anche l'ultima volta, vero? Sì, sì, fantastico, sì, sì. Fantastico. Allora, guardate che meraviglia. Questi sono i cappuccini che sono, secondo me, imbevibili, perché io non lo berrei mai, un cappuccino, per rovinarlo. Però sì, poi dicono che la schiuma si toglie dopo un po'. Questo ovviamente l'ha fatto per... Vale, e questo l'ha fantastico, fatto fantastico, grazie mille, complimenti. Grazie, 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 grazie. Andiamo a vedere se ho ancora 1:08, quindi abbiamo... Complimenti per la trasmissione. Arianna ti ringrazia per averla salutata. Perfetto. Una domanda per Valentina. Che ricordo ha dell'esperienza come doppiatrice dell'attrice Tang Wei per il film Lussuria, sedizione e tradimento di Ang Lee? Un saluto a Giovanni. Ho il ricordo che me l'hai ricordato tu. È un bel ricordo. È un No, grazie, perché non l'avrei ricordato, per cui è fantastico perché me l'hai ricordato tu, grazie. Vorrei chiedere a Simone D'Andrea... Anzi, poi se mi dice anche con chi l'ho fatto, quando... Ah, questa è bella. Vorrei chiedere a Simone D'Andrea come mai nella serie Cric Cric con Cristina D'Avena fu doppiato da Luigi Rosa. Quante volte te l'hanno chiesto? Gli esordi... come attore di presa diretta, e erano i primi anni di recitazione al CTA, Centro Teatro Attivo di Milano, e la mia dizione non era perfettissima, quindi sono stato doppiato da un collega. Senti, ma invece io ho fatto un casino, Ale, guarda un po' qua, che hai fatto? No, ho tolto tutti i messaggi. Cosa hai fatto? Qua. No, perché si perdono. Aspetta che devo andare a disannunciare il pezzo. Dai, va bene. E questo è Puff Daddy e Fate featuring 112, diciamo in italiano, I'll Be Missing You del 1997, uno dei primi mashuponi. Non so come ritorna, sai? Forse l'abbiamo persa per sempre, vediamo se riesco a fare qualcosa. Ecco, adesso, ecco, okay, però abbiamo perso tutti quelli vecchi. Però mi ricordo che questa la vorrei fare a voi due, perché mi voglio esimere. Devi fare l'annuncio, Ale? E l'ho già fatto, abbiamo disannunciato. C'era una domanda e mi voglio esimere da rispondere io, per cui perfetto, la faccio a voi, perfetto, ok? Conduco io? Sì, conduci te. Che cosa ne pensate dei talent? Simone. No, è andata bene la trasmissione. Ma perché dobbiamo rovinarla adesso? Allora, perché dobbiamo dico... rispondere ai nostri fan. Senti, fatti. Posso rispondere io a questa? Posso rispondere io a questa? Aspetta, Nicky chiede a che ora torni. Davvero, papà, a che ora torni? Perché c'è una ragazza e allora vuole sapere... Anche il mio c'ha la fidanzata oggi a casa. Cioè io sono scesa e lui è selesa. Eppure lui mi ha detto a che ora torni. Si è spaventato perché stiamo giocando, non facciamo così tardi. Adesso no, comunque, tra un po'... Sappi una cosa, che finché è in diretta non torna. Esatto. Perché sto siamo qui in diretta, capito? Quindi basta che mi preoccupa quell'altro messaggio, poi rispondiamo ai talent. Ciao zio Simone. Sei una voce che ci accompagna da sempre, grazie. Io non ho da due nipoti Ivan che si chiamano Ivan e Annalisa. No, perché zio è un po'... Ah, zio. Capito? Ah, zio. Cioè è molto... No, è molto milanese. Beh, sì, anche ma è romano. No, da noi è frate. I ragazzi frate. Invece, zio. Zio è milanese. Zio, lo sa dicono. Lui. Dai, sì, sì. Io so 10 anni e so... Ho capito, ma mica... Però c'hai vissuto a Milano. Ma non si usava zio. Lo so usava, adesso è nuovo. Non credo. Cosa nuova. Non comunque, ricordo. Ivan e Annalisa, grazie comunque del vostro messaggio. Ho detto milanese, sono 10 anni che sto qua. È vero, ormai si è d'adozione assolutamente romana. Allora... Senti, poi Luca, guarda, scusami, ma l'ha fatta 20.000 volte, la rifà sempre. Vuole sapere da Simone che ricordi hai di The Punisher. Bellissimo. Bellissimo,
un personaggio rotto, ed ero anche in un momento della mia vita molto particolare, rotto. Ed ero rotto adeguatamente. Senti, ti chiede, non so chi, perché non si ferma, se hanno ricordi, Valentina, del doppiaggio di Jennifer Lawrence in America... American Hustle, e a Simone sul doppiaggio di James Franco in Spring Breakers. Breakers. Simo, no, scusa, visto che mi ricordo American Hustle, se no mi ricordi? Dimentico. Ok, non sapevo se sì, no, mi ricordo il film, sì. Mi ricordo che il protagonista era Ian Sante. Possibile? È possibilissimo. E mi ricordo che i miei colleghi sono stati bravissimi. Ecco, mi ricordo forse anche Stella Musi, mi ricordo di loro bravissimi. Vedi? Mentre tu, Simo? Sì, mi ricordo quel film, fu divertentissimo perché lui era folle, James Franco, in quel film. Io non l'ho fatto tante volte, però mi sono divertito molto. È stato un film divertente a tutti gli effetti. Lui aveva una specie di... aveva i denti d'oro, quindi ci siamo divertiti con Massimiliano Alto, che è direttore del doppiaggio, che ringrazio e saluto, che non vedo da tantissimo tempo, e lo abbraccio. Se lo vedo sotto casa te lo saluto. Saluta sotto casa tua? Okay, sì. Senti, c'è una domanda da un aspirante doppiatore che dice: volevo chiedere come fa un doppiatore esordiente a farsi sentire dai direttori. Sto mandando demo agli studi, faccio workshop, però ci sono code lunghissime e email che non vengono viste. Come consigli? Grazie ancora. E lo chiede Elia, che vediamo anche in foto. Chi vuole rispondere? No, io non dirigo, per cui non saprei, però Elia, difficile, secondo me Elia deve continuare comunque a seguire la sua passione e non demordere, sì, ed essere caparbio. Perché secondo me, se uno ha una passione, deve portarla avanti, punto. Se ci devi credere, non devi farti intimidire, o non bisogna demordere. Però poi io non dirigo, per cui io dirigo poco. Come il consiglio che possiamo dare è sicuramente intanto è più difficile oggi, molto difficile per i ragazzi, però io sono sicura che, ma questo nella vita in generale, che prima o poi il talento incontra l'occasione. Sì. Cioè, sono sicura che se una persona ha talento viene fuori, perché veramente ci sarà l'occasione. Cioè, il talento a un certo punto l'occasione la incontra, e poi quella non la dovrà bruciare. Non deve, ma se poi il talento c'è, non la brucerà. E bisogna pazientare, ma il percorso, forse possiamo dare un consiglio, magari è affrontare una scuola fatta a regola d'arte. Quello è fondamentale. Se devo parlare e spendere delle... Io non so, sapete che con le scuole non vado tanto d'accordo, però in questo momento le due scuole che mi sento di sponsorizzare sono quella di Daniele Giuliani, che ha fatto un lavoro straordinario, e quella di Alessandro Quarta, che lavora con i professionisti e stanno facendo un bellissimo lavoro. Complimenti. Intanto Arianna ha mandato questa fotografia, ed è l'Arianna che ti segue, credo di aver capito. Questa è una cosa che ti ha dedicato, guarda che figo, è bellissimo, che meraviglia, veramente bello. Grazie. Mentre grazie. Mattia da Sud Sardegna, dalla provincia di Sud Sardegna, ha mandato questa fotografia, grazie Mattia, abbiamo veramente tutti da Sud oggi. Sardegna, Sud quindi Sardegna. È il Sulcis. Credo proprio di sì. Io sono un amante dei vini, dice il Carignano del Sud. Esclusa Cagliari, dovrebbe rosso, essere meraviglioso. Sì, meraviglioso. Mentre invece abbiamo visto prima sulle piste da sci lui, e si era preparato col popcorn. Fantastico. L'hai guardata come al cinema, il nostro Carlo. Mentre oddio, oggi mi perdo i nomi, ragazzi, ma come faccio a perdermelo? Adesso mi ricordo. Sapete che sto diventando veramente vecchio? Mi perdo Gianni i nomi. Galassi, vedi che mi hanno ricordato il film. Con Gianni Galassi, un altro mio maestro. Un altro maestro di tutti quanti noi. Sì, vedi. Assolutamente sì. Francesco da Barletta, l'abbiamo appena visto. Grazie Francesco, scusami, ma veramente mi perdo tutti quanti. Perché nomi Ale, scusami, quanti... voglio dire questa cosa, posso? Dilla. Intanto dilla. Lo dicevo. Visto che abbiamo parlato tanto, posso? Della qualità che si sta perdendo. Però invece ci sono ancora tantissimi bravissimi direttori, tra virgolette dico vecchi,
e nuovi che lavorano invece bene. Sempre bene. Con la passione. Sì, ce ne sono veramente tanti che a volte appunto ce li dimentichiamo perché invece ce ne sono ancora davvero tanti. Beh, Gianni ha una raffinatezza di pensiero. Assolutamente, vedi, magari... No, sì. Non ci è venuto in mente, però ho letto il suo nome e ho detto... No? E invece Gianni è stato mio maestro. Ognuno ha delle qualità. E nonostante io non lavori con Gianni da un po', però io lo ricordo con tantissima proprio dolcezza, sì, ecco, sì. Perché lui è sempre stato anche un gran signore. Ma come no, che Gianni è una persona estremamente preparata, non solo dal punto di vista del nostro lavoro, ma un po' dal punto di vista di tutta la filiera, sì, del doppiaggio e della cinematografia in generale. Quindi, un'altra domanda è un grande autore. Bella è, sono doppiatore pubblicitario di Voce FM, Simone, com'è per te una direzione di doppiaggio a regola d'arte? Questa è una bella domanda. Com'è una direzione? Mi piacciono queste domande. Che sono un po' tecniche, sì, però anche artistiche, sì, no? Perché poi per chi ci sente che non è abituato... Non capisce. La regola d'arte è piena di fattori, nel senso che sicuramente una buona distribuzione di partenza. Degli attori che abbiano la capacità di empatizzare con... oltreoceano, insomma, comunque. Adesso gli ti chiedo anche doppiamo. Un'altra cosa, ma tu per esempio quando distribuisci, insomma, scusami, ciao. Vado a letto, arrivederci. Ciao, lascio, ciao Vale. Ciao, lascia acceso, poi spegniamo noi. Grazie, sì, certo. Prego. Senti, nel frigo c'è ancora Coca-Cola. Pieno c'è di Coca-Cola, okay. Pieno così di Coca-Cola. Così non possiamo stare svegli un sacco. No, voglio sapere, quando tu distribuisci, sono curiosa. Beh, io dirigo perché... poco, però. Vabbè, ma quando voi dirigete, perché anche tu dirigi ogni tanto, distribuisci. Sì. Siete voce volto, voce carattere, oppure no, non vi interessa, cioè per voi l'attore è camaleontico, per cui cioè, no, uno non è per forza, diciamo, circoscritto in quella, cosa, sì, in quella cosa, o ti piace appunto che se tu pensi che magari ecco, Ian Sant, io dico un nome per sì, no, Ian sì. Sant è quello strano, sì, la follia, insomma, sì. Oppure no, lo voglio mettere su un bello. Io sono così, sì. Ecco, mi piace, questo, cioè mi non ti piace, magari quello che per te dovrebbe essere il bello, magari invece no, ti piace non mi anche. Non tiro indietro se sono dall'altra perché parte. Perché se sai della, che c'è, se c'è un bravo attore può fare mi anche altro. Mi piace fare questo come attore, cioè secondo me è la cosa più bella che noi possiamo fare, no? Diventare un'altra cosa e quindi... Ma chi è? Io? Dare le nostre, dare la il nostro contributo da attore e quindi anche quando faccio la direzione, quando sono in direzione cerco di trovare negli altri, nei miei colleghi, il fattore X nel okay. senso... Vedi allora, che bello, per io tutti devo voce riempire, volto? Io gli devo riempire gli occhi all'attore, quindi ho bisogno di una voce che stia bene per svariate caratteristiche, che stia bene sulla corporatura mm-hmm. dell'attore, che sia... Quindi un po' voce-volto. Un po' voce-volto, però poi devi riempirgli gli occhi, quindi se vedo degli occhi che hanno una espressività particolare... Magari quel pizzico di follia, allora tu chi ti dà quella follia, chi tu vedi cerco, come folle... Però, sì, però la follia non la vado a ricercare nello stereotipo, nel senso che io so che tutti quanti noi abbiamo la follia, abbiamo la dolcezza, abbiamo la particolarità, abbiamo lo standard, come abbiamo il guizzo, sì, sì. Quindi so infatti che... questo è un secondo passaggio. Sì, questo è un secondo passaggio ulteriore, cioè si va a restringere il campo finché non trovi, certo. E poi a volte invece dici ma su questo ci sta Simone, basta, sì, sì. Di primo acchito lo vedi e dici subito Simone. A volte concordi con le scelte che sono state fatte in precedenza, certo, anche certo, su un attore, certo. Altre volte magari dici ma perché, no. No, per esempio a me capita tantissimo di doppiare le bionde, quasi sempre le bionde, no è davvero però, incredibile. Allora dici perché? Perché è come se no. Che c'ha la mora che non si incolla, non che non si incolla cioè, la tua voce? Io mi diverto tantissimo a fare qualcuno adesso, di colore. Ecco, qualcuno adesso mi sta distribuendo su quelle di colore. Qualcuno adesso inorridisce forse. Però no, invece perché? Poi all'inizio anch'io non mi sentivo bene, no? No? Dice oddio, ma perché cacchio mi ha messo su questa? Poi invece in realtà poi risentendomi. Ma allora ci scusa. Sto. Però non, magari mi diceva guarda, a nessuno saresti venuta in mente tu, però. E perché poi a nessuno sarei venuta in mente io? Esatto. Cioè perché io vengo in perché mente alle bionde? Perché siamo un po' tutti stereotipati, perché siamo tutti un po' tutti stereotipati sì. E lo sappiamo. Ma allora, tu ti sei mai sentita fuori parte? Certo. Cioè in una cosa che dici, certo. Io qua proprio mi sì. sfonda, sì, è lui sì, che sfonda sì. me, non io sì. che sfondo sì, lui, sì, capito? Sì, è capitato, oh, succede. Per esempio, sulla poliziotta nera... mi sento completamente fuori non parte. È la mia comfort zone no. Ecco ho capito perché magari già una nera ha una voce più piena io
forse mi sento più fragile. E poi le poliziotte sono caratteri magari forti, oppure ho difficoltà quando sono delle voci molto piene e magari anche dei ruoli, diciamo, molto timbrati nel senso anche non urlati un pochettino più, no? E magari io poi quando porto la voce vado su delle note un po' più alte, acute, e mi sento di non reggere poi la fisicità del personaggio. Cioè una roba mia, no? Che poi allora magari dentro la mia testa dico devo recitare, mi devo tenere bassa. Ma se non uso la mia voce in modo naturale mi sento comunque un po' forzata. Cioè una recitazione che sto adattando. Però questo è bello, nel senso, a me piace ancora perdermi, compreso quando sai che dietro c'è un direttore che è aperto, però ti fidi e ti butti. Ed è la cosa sì, più però pronto bella ad accogliere anche le cose, le fragilità, le debolezze. No, quello è fondamentale. Perché se invece vuole quella roba lì a tutti i costi, e tu no? Pensi di non averla naturale, certo. No, magari non ce l'hai, la costruisci. Sì. Costruisci un ruolo, un personaggio e comunque Ale, che ti dicono sempre, ragazzi, che la barba ti dona, ma Luca, ti questa barba, stai bene effettivamente. Questa è la barba da sciopero, me la taglierò quando firmeremo il contratto. Questa è molto bella. Quindi se mi arriva la sotto che se ti arriva siamo di nuovo in sciopero. Siamo nei guai. Se mi vedrete con una barbona, siamo nei guai. Io voglio dire una cosa. Ho mandato su WhatsApp. Allora, io voglio chiedere, visto che Valentina, stranamente, perché questa sera è stata proprio by the book, mi ha fatto una serata senza sconfinare mai, mi ha portato un quinto pezzo. E dai! E allora mettiamolo questo quinto pezzo, dai, perché facciamo questo a strappo, casa, quest'unico strappo alla regola del copione di questa sera. Che t'ho portato? Che t'ho la 5? La 5? Che t'ho portato? Ah, figa la 5! Te l'ho portata perché lo sai che cosa? Questa canzone la sento sempre, non so perché. E quando vado a correre, e a me la corsa piace tantissimo, perché la corsa è un momento, è l'unico sport che amo fare, correre. Libera con i miei pensieri, con la mia musica, con la mia testa, viaggio, sogno, c'ho un sacco di mi immagino tante cose belle che succederanno in futuro, che poi non accadono mai, però io continuo a immaginarle. E poi perché parla di sobrietà, la sobrietà è una cosa che mi piace tantissimo, restare sobri. Voi pensate che quando io vado a correre penso solo alla corsa, perché non ho assolutamente null'altro, in quel momento devo concentrarmi molto sulla corsa. Che bella questa canzone. Siamo nel 1987, lei è Tanita Tikaram e questa è la sua espressione massima ed è una canzone veramente eccezionale. Twisting My Sobriety su Radio Cigliano. Vedi anche a te, Alessio Cigliano, grande doppiatore. Complimenti per il pezzo. Pezzo veramente eccezionale. Allora, senti che voce. Oh, Cristian anche sta dicendo che lo dobbiamo leggere. Per questo ci chiede di leggerlo. Richiesta da fare per Simone: potresti interpretare un pezzettino del personaggio di Full Metal Panic Sosuke Sagara? Sosuke Sagara. Come glielo diciamo che noi non ci ricordiamo una parola di quello che diciamo? Qualcosa ricordi? Che scriva un pezzo. E allora sul WhatsApp scrivi un pezzo e... da là leggi? Sì, se lo scrive? Sì. Ok, quindi te lo può mandare. Beh, non un pezzetto, non niente, c'è questo nostro amico. Oh, c'è Roberto Martinelli, grande stasera. Robby. Grande Roberto Martinelli che ci ha mandato il suo controselfie, sono molto agitato. Solidarietà ai fonici, i nostri amici fonici del suono, che in questo momento sono in stato di agitazione come noi, quindi ci ricopiano il nostro stato e ricopiano è brutto. Come si dice? Ho capito cosa raddoppiano. Raddoppiano, rafforzano. È venuta male. Avevamo capito. Sì, era quello là. Grande. Senti, poi vi chiedono anche: preferite Steven? Dice: preferite dirigere o doppiare? Sempre per voi due. Doppiare. Senti, Valentina, che ricordo hai di Alicia Vikander in Operazione Uncle? Vale, è straordinaria. Aspetta che ti do la telecamera, che è là. Puoi anche... Ricordo che me l'hai ricordata tu. E questa è oggi motivo, veramente. Come e Simone, vabbè, il commissario Kramer l'abbiamo già detto di Cobra 11. Ti piacerebbe lavorare con Marco Giallini?
A me? A te? A Marco Giallini, lo sai, mi piace un sacco. È vero? Sì, mi piace un sacco, mi piace... E poi ha una pasta vocale che mi fa impazzire. E invece, signora Andrea... Mi piace proprio tanto lui. Signora Andrea, sì, ti piacerebbe lavorare in un posto al sole come Ward e Borghetti? No. No, no, però. Voi vi siete... È comfort zone anche la faccia o vi piace di più la sala di doppiaggio? Allora, guarda, a me sarebbe piaciuto tanto fare l'attrice, non voglio essere ipocrita. Però non sono sicura che ne sarei stata capace, nel senso che quando ero piccola ho girato qualcosa e ho fatto tantissima fatica perché facevo tantissime smorfie. Sì, ti giuro. E a un certo punto mi ricordo e mi sono subito mortificata. E il regista mi ha detto: ma perché fai tutte queste smorfie? Non c'è bisogno, tu hai la cinepresa attaccata. E io invece nel doppiaggio siamo abituati che possiamo fare come ci pare, no? Sì, siamo sì. Protetti, anzi più facciamo smorfie più riusciamo, no, a fare quell'occhio, quella faccia. E io per esempio dico sempre che è stata la mia rovina per le rughe, perché aggrottiamo sempre, siamo tesi. Sì, siamo sempre sì, a caricare la faccia di espressione. Sì, perché ci aiuta, sì, ci aiuta poi, certo, a rendere solo con la voce. E tanto non lo vede nessuno, certo, la voce esce, certo, bene, capito? E quindi probabilmente non ero portata, però io non sono ipocrita, a me sarebbe piaciuto fare l'attrice. E a te, Simo? Io credo di aver trovato la mia dimensione. Non credo di essere un bravo, cioè infatti un attore di presa diretta. Ma ti sarebbe piaciuto? No. Ah no, a me sarebbe piaciuto. Io non sono ipocrita, però non credo, non era la mia strada. Se non sono riuscita, vuol dire che non era anch'io. La mia strada. No, esattamente. Ma non è questione di ipocrisia, sì, proprio non sentirsi nella zona giusta, capito? Farei teatro, quello sì, però un altro discorso. È un'altra vita il teatro. Sì. Vado a disannunciare l'ultimo disco, ma intanto vi faccio vedere Ludovica da Siracusa, guardate quanto è bella. Grazie Ludovica, andiamo a disannunciare. Twisting My Sobriety, Tanita Tikaram, dal 87, e è l'ultimo pezzo che ascoltiamo di questa selezione musicale che hanno portato Valentina Mari e Simone D'Andrea questa sera a Dopo Cena Con. Allora, io faccio l'istituzionale per l'ultima volta, perché sapete, fa proprio parte del mio essere, devo essere istituzionale. Alessio è sempre bello, ti dico. Della Madonna, e che vi devo dire, ragazzi? Prima la barba, poi... Oh, guarda come ride. Sornione, Sornione. Poi mi vedo grosso nel monitor, la figura di quanto è bello. Guardate quanto è istituzionale tutto questo. Avete ascoltato Dopo Cena Con, un programma di Alessio Cigliano che ha condotto in studio con la graditissima partecipazione di Valentina Mari e Simone D'Andrea. No, io ho detto devo fare l'istituzionale, poi andiamo avanti quanto vi pare. Sì, sì. Alla grafica Lillo Carpino, ai video Gabriele Scarcelli, con l'amichevole collaborazione di Voci.fm, di Roba da Doppiatori e Voci Animate. Prossimi appuntamenti in diretta di Radio Cigliano. Martedì torna, se prima eravamo in due, Alessio Cigliano, Alessandro Bianconi, credo Tiziana Guida, con Marco Lorenzetti, che ringraziamo, la signora Michelina sta meglio, la mamma di Marco Lorenzetti, quindi meno male, viva, siamo tutti contenti, e Alessandro Giudici. Ospiti saranno Simone Sabbani e Rosa Valeri, che fa burlesque, quindi venite a sentirli e a scoprirli in diretta con noi. Giovedì prossimo si torna in diretta con Dopo Cena Con alle 21 qui su Radio Cigliano, ospiti i fratelli Fabiano per la prima volta qui a Radio Cigliano, quindi e fra venite... qualche mese ospite Alessio Cigliano. E dai, sono assolutamente vittima predestinata di questa sera. Allora, nel frattempo abbiamo, aspettate, fatemi mettere in loop la sigla, perché così non scatta. Senti, Cristina ti chiede che ricordi hai di Piccoli Problemi di Cuore con Elisabetta, perché l'ha scritto, io ce l'ho qua, l'ha scritto 100 volte, amore. Beh, quello è uno dei primi rispondiamole, perché primi sennò sembra brutto, anime che ho doppiato, quindi ricordo un ricordo bellissimo di Elisabetta, che già invece faceva doppiaggio da tempo, ed è stata molto confortante per me, che ero invece alle prime armi. Senti, la vignettista della... E Loredana Nicosia, una nostra collega. Loredana Nicosia, era poi è andata via, è andata a Milano, sì, però sì. Ce la ricordiamo. Allora, Paola D'Andrea, che vi ha fatto questi i vostri disegni, chiede se, ovviamente, potresti salutare Valentina per Leonardo, potresti salutare Leonardo come farebbe Natalie Portman nei panni della potente Thor. Come saluterebbe Leonardo? Non ti viene? Non
Basta dirlo. No, io qua sono Valentina. Brava. Non sono i miei 100 brava, personaggi, 100, 1000 quanti sono. Stessa cosa per te. Ciao Leonardo, sì. Un bacio grandissimo. Aspetta, faglielo, aspetta. Ah, così, scusami. Vai. Ciao Leonardo, un bacio grandissimo. E invece per te voleva, ovviamente se ti va, come farebbe Yuri di Piccoli Problemi di Cuore. Amore mio, io lì avevo 20 anni, veramente. Non esiste più quello. Non esiste più quello. Yuri non c'è più. Yuri non c'è. Gli occhi, quell'ingenuità, quella roba. Però saluto Paola, grazie ancora. Allora, Simone mi è piaciuto molto in The Guardian, dice non so chi, non si è firmato. È un ricordo di Piccoli Problemi di Cuore, l'abbiamo detto in questo momento. Allora, io ero folgorato da Valentina e Simone per la loro interpretazione. Un saluto da Filippo, un emergente che spera di dimostrare di poter fare bene in sala anche senza il bisogno di correre sempre e comunque. E questo, vai, in bocca al lupo. Veramente, non solo per lui, ma anche per noi, perché anche noi ce lo auguriamo. Ce lo auguriamo, però anche un grande in bocca al lupo ai nuovi ragazzi. Io sempre, tipo per loro. Ridilla quella cosa bella che non si deve demordere, vero? No, bisogna essere caparbi nella vita, bisogna... bisogna accettare le sconfitte, rialzarsi e andare avanti se ci credi e ripuntare all'obiettivo. Sì, e poi se c'è il talento sono sicura che prima o poi incontrerà l'occasione. Beatrice e Giorgia da Padova e Napoli. Come sono da Padova e Napoli? No, cioè Beatrice e Giorgia stanno facendo una call con noi, condivisi, bellissimo. Tipo Zoom. Bellissimo. Una call Zoom e ci stanno, bravi, guardando. Ciao ragazzi. Noi non sapremo neanche proprio come accendere. Ma infatti, ma come facciamo qua quando adesso siamo? Ma fate a venire in assemblea voi, scusate. Ma là, no, perché c'è lì. No, però c'è condividere c'è già. C'è link. Ma pensa qui, ma l'Enterprise quando, che è difficile. Ma da pensa partire. Quando Simone si siederà alla tua postazione. Sì. E accenderà, cioè, i motori. Ti tocca tutte le cose. lo so, infatti lo so, io sono veramente. Ma tu lo sai che la facciamo questa cosa, perché ormai l'abbiamo promessa. Allora, abbiamo trovato lui chi è? Luca da Calice, Ligure, Savona. Speravo nella chiamata, pazienza. Spendata puntata imperdibile. Complimenti a entrambi per audiolibri che ho ascoltato con le vostre voci. Per Valentina, Le Assaggiatrici, e con entrambi Teatro di Stefano Benni. Ah, è un piacere ascoltarvi. Per Valentina, sono quello che alla premiazione a Savona ti fece cadere il premio mentre ti chiedeva un autografo. Che è successo? Un'altra volta. Un'altra volta. Un'altra puntata. Alla prossima. Quando verrete qua, intanto lo facciamo vedere Luca, quando verrete qua lo racconteremo. Sì. Io vorrei esaurire i controselfie. Noi dobbiamo fare il selfie di giornata, se non lo faccio mi ammazzano veramente. Ma chi una è domanda... la fata ciglianina? Ah, tu sei la fata ciglianina, ci e sta facendo un bel regalo. Che ne so. Allora, volevo chiedere ad entrambi se fate ospitata ad eventi, nerd, fiere del fumetto, eccetera, se ci invitano. Sì. Se ci invitano. Sempre in coppia. Ah, o in trio, dai, addirittura. Sì, dai. O in trio addirittura. Sì, invitateci, noi veniamo. Ho voglia. Ma allora, io amo viaggiare, per cui se mi porti fuori. Certo. L'adattamento dialoghi di Lussuria per Valentina è stato sublime, visto che erano adattati dai cinesi. Lussuria, lo ricordi Lussuria? Vabbè, lasciamo perdere. Me lo ricordi, me lo stai ricordando tu. Me lo stai ricordando tu. Mi sei in buonissima compagnia con Vale. Zio è il soprannome affettuoso che io e la mia ragazza usiamo per Simone, viste le emozioni che ci sa dare. Quello, cioè, zio di prima. Che stiamo zio spiegando pure tutto, un po'. Veramente. negli anime, Simone, quanto cerchi di mettere di tua impronta in un personaggio e quanto cerchi di ricalcare solo le espressioni quello, che vedi? Quello devi stare attento a cosa rispondi, eh? Oggi devi stare un po' attento. No, beh, lì c'è costruzione totale del personaggio. C'è poco da ricalcare, nel senso che... bisogna essere un po' fedeli oggigiorno, no? Con gli anime, con il giapponese, con no, credo no, in generale. Sono suoni. Ah, in generale sì, fedeli sicuramente, fedeli, anzi mi correggerebbe Alessio. Fedeli sicuramente col tempio. Suono, ma è tempio. Tempio. Io ho detto tempio. No, ho detto tu stesso. Ah, certo. Ce l'ha nel sangue. Però la costruzione, diciamo, artistica lì ha una valenza importante, ecco.
Ogni volta che ascolto Simone è sempre un insegnamento da parte di Orazio, quindi no, veramente grazie. Ma c'è una bella cosa qui, perché quando vedo queste cose scritte a mano io mi sciolgo. Sì, vero, questo è uno dei protagonisti del libro fantasy che sto scrivendo e l'ho sempre immaginato la tua voce come perfetta per lui. Si chiama Andrew e lei è Annalisa. E quindi vorrebbe... Chissà che poi un giorno questo libro non lo farai veramente non diventerà un audiolibro letto da Simone D'Andrea. O magari un cartone animato, qualche cosa di anche... Va bene, vogliamo Valentina Mari in direzione al doppiaggio. No. Ecco, fare qualcosa. Per Simone D'Andrea chiede Andrea la frase di Sosuke Sagara: è così che lavoro io, combatto contro l'avversario finché non cade senza pensare a niente. Ti levo la base così la puoi fare su bianco. Vai. Ci vedi? È così che lavoro io, combatto contro l'avversario finché non cade senza pensare a niente. Grazie Andrea, grazie Andrea, veramente. Andrea, per Simone d'Andrea. Vabbè. Grazie Andrea. Grazie Andrea. Non finiscono più, ragazzi. Bene. Mettiamo Lorenzo. Valentina addoppiava, beh, questa era la casa di fronte alla finestra. Lorenzo si palesa in questa maniera. Credo che questa sera è come l'assemblea del come le assemblee che non finiscono più, le nostre assemblee. Valentina, vedi che ormai scrivono a me: Valentina, ho trovato un pezzettino da far fare a Simone D'Andrea, capito? Ormai chiedono, non ti... capito? No. Ale. Sì, ho vedi, capito. Scrivono a me. Io sono completamente obsoleto, sì, capito? Sì. Scavalcato. Capito, Valentina, ho trovato un pezzettino. Gli chiedi se me la fa fare, capito? E quindi la devi fare. Chidori, se sono qui, sappi che è sempre una coincidenza. No, invece facciamo fare qualcosa ad Alessio. No, ma io mandateci qualcosa a fare. Io questa sera non esisto. Non esisti adesso. Se arriviamo a mezzanotte stappiamo lo spumante come a Capodanno. No, c'è una paura. Fra poco chiudiamo, dai, perché sennò Ilaria da Napoli vi saluta. Grazie Ilaria. Grazie Ilaria. All'ultimo noi dobbiamo fare soltanto una cosa che manca. Una cosa importante. Dai, una frase di Chris Montisanti dei Soprano. La devi fare. Le frasi dei Orimeri. No, però qua. Scrivetela, ragazzi, in fretta. Di giornata, avviciniamoci così siamo tutti quanti vicini. Eccoci qua, ne faccio due e uno e due. Per averlo basta mandare anche soltanto un ciao al 328-7948-796. Vi devo dare la sola di giornata, ma questa volta per cavalleria la prende prima Simone. Tanto la prendete tutte e due. Ma che cos'è? E adesso te lo spiego. Mamma mia, Alessio. Tanto andremo avanti anche dopo questo. Ma non lo vedi che è tardi? Lo so, è molto tardi. Ma non vogliamo chiudere? Ma infatti è proprio quello che io ti sto chiedendo. Simone D'Andrea, la telecamera è quella. Sì? Chiudi la puntata. Ragazzi, grazie di essere stati con noi e a breve avrete notizie sul prossimo intervento in puntata diretta da Valentina Mari e Simone D'Andrea con ospite, state bene a sentire, Alessio Cigliano. E questa è la faccia di Alessio Cigliano, esatto. Valentina Mari, chiudi la puntata. Oddio, che angoscia. Vedi la telecamera? Guarda, ti guardano tutti. Stasera chiudiamo, ci vediamo entro luglio, promesso, sempre qui a Radio Cigliano, conduzione di Valentina Mari e Simone D'Andrea, ospite Alessio Cigliano, puntata zero. Io sono sudatissimo, ho paura veramente di non riuscire. Guarda che la facciamo. Ma certo che la facciamo. Qualcosa ci dobbiamo inventare. Peggio di come è andata stasera non può essere. È stata stasera è stata bellissima. Sono in pantofole, guarda. Già pantofole praticamente. E allora, ciao Alessio, prima o poi Simone diventa il nuovo conduttore del programma, attento. E poi aspetta, la prossima volta panini del McDonald's. Ah sì, veramente, la prossima volta panini McDonald's, sì. E mangiamo veramente in diretta, ce la facciamo in diretta. Questo Alessio Cigliano sarà tutto da scoprire. Ah, vabbè. Signore e signori, alle 23:41 solo Christian Jansante è arrivato così lontano, ma ci sono arrivati anche Valentina e Simone. Io li ringrazio per essere stati qui con noi. È stato un piacere. Grazie. Ale, grazie mille, è sempre bellissimo. Comunque potevamo andare avanti un'altra ora, sì, assolutamente. È che non abbiamo più musica, la prossima volta ne assolutamente. Hai fatto la cosa, sì. Però io ti ringrazio enormemente per avermi dato la possibilità di essere qui con te, di essere qui con Simo che vedo pochissimo, è sempre un enorme piacere. C'è un affetto
incommensurabile, una stima profondissima e grazie mille a tutti. La stessa cosa vale per me, io Valentina la adoro, per me è proprio un'anima incredibile e quindi sono contento e potrei fare la puntata solo con te. E sempre solo con te. Quindi guarda, questa coppia non si dividerà mai. Non si tocca. Questa coppia di non fatto. Si tocca. È una coppia di fatto. È chiaro? Sono e stato l'ultimo chiaro. Commento che leggo da parte di non si è firmato o firmata, credo firmato da quello che vedo, dice: io sarei andato avanti tutta la notte. E chissà che la prossima volta, quando Alessio Cigliano sarà intervistato da Valentina e da Simone, non succeda proprio questo, che si vada avanti tutta la notte. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Ciao, buonanotte. State bene, grazie. Grazie. Ciao, ciao Ale, grazie a tutti. Ciao. Grazie Ale, che carino veramente, ma sai che...